Normalmente la puntata si urlerebbe con qualcuno che urla "ci siamo", ma dai, siamo! È successo un disastro. Mi hai fatto prendere dentro, siamo andati sull'auto, hai fatto scappare pera ed è venuta una merda. Cioè, io non lo so. In che senso è venuta una merda? Mi hai fatto prendere dentro col dito, siamo andati su auto, non si è visto niente. E si è visto solo che pera è scappata e che ha clippato. Un disastro infinito. Scusami, ma te perché cazzo tieni il dito lì a cazzo di cane? Ma coglione, cosa corri? Pirla! Ero qua così, hai preso dentro nella gamba. Come un artritico. Che cazzo? Vai a chiedere scusa alla pera, che è scappata terrorizzata. Allora rifallo, forza, rifai. Ma che tutto rifallo? Da capo. Rimanda la sigla allora. Cioè, esatto, mo è colpa mia, Giulio. No, sarà colpa mia, scusami. Ah, no, mia, di pera. Ma scusami, ma qual è il mio lavoro la mattina alle 10.05? Quello di fare il coglione e urlare "ci siamo". Allora presentati qua. No, ma cosa? Sto lavorando, stava per te. Stava cagando, è arrivato di corsa perché stava cagando. Sì, con la carta igienica attaccata al culo. Guarda che roba, guarda. Normalmente la puntata si urlerebbe con qualcuno che urla "ci siamo", ma dai, ci siamo! È successo un disastro. Hai ringraziato Sebariu? Grazie. Oh, un disastro. Pronti via. Vabbè. È così. Vabbè, ragazzi, è andata così. Amen. Fatemi una clipettina solo di "è successo un disastro" e spammiamola ovunque. Va bene, la usiamo per... può andare bene per tante circostanze. Vado a scusarmi con pera, scusa. Vabbè, ho capito. Non sa neanche dove è finita. No, è scappata di là, l'ho vista. Amore. No, secondo me è di là. Boh. Comunque, ogni tanto io seguo una coppia su Chaturbate che fanno trisome e lui è palesemente Fossetti. Vabbè, Akira. Non mi, ne confermo né smentisco. C'è un fermo immagine di pera che ha gli occhi del terrore. Ma ovvio, cioè, si è spaventata palesemente. Per forza. È sparita, è andata via. Sashi Marra, grazie per il Prime. Allora, o è sotto il divano, nel buco, o è... Io l'ho vista andare di là, fra. Di lì all'ingresso. La prossima volta che ti becco mando screen. Bravo, Akira. Vai a forzare la mia teoria che con gli amici finisce sempre a parlare di tempo di merda e di tempo di merda. No, vabbè, ma questo è ovvio, cioè. La cacca è il mio argomento preferito della vita. Pera sta andando a chiamare gli avvocati di Nintendo. Può essere. Ma mi spiegate cos'è questa cosa degli avvocati di Nintendo? Hanno cambiato le regole. Cos'è successo? Scusate. Non ho capito questa questione. Cioè, proprio non l'ho seguita. Mi fate sapere. Un venerdì di paura per pera. Sì. Vorrei fare una domanda, ma se la faccio prima delle 10:20 vengo per una banata. Bravo, quindi non la fare. Nintendo ha cambiato delle policy relative a content creator e tornei ufficiali. Grazie a Ciccio Biondo per gli 8. Beh, ho capito, ma cioè, cambiate in che modo? Cioè, nel senso, niente, se sei content creator non ti puoi frusta, fare più niente. Ti frusta, esatto. Adesso sono cazzi tuoi. Gli certo. Anche. Grazie a Bencho per i 12 grazie, mesi. Grazie. Ma pera è davvero a forma di pera? Combina qualcosa. Non è che l'ho chiamata così a caso. Si chiama pera perché già prima che l'avessi io era a forma di pera all'oasi. Poi con Marco è diventata a forma di perona. Adesso è diventata. Esatto. Sì. Assolutamente. Domanda importante, ho bisogno del vostro aiuto per un appuntamento con una nuova fichina. Consigli per un aperitivo in cena, zona base Mudec. Per il parcheggio in quella zona dovrebbe stimare tutti i santi. Parcheggia al parcheggio del Mudec. La lasci al parcheggio del Mudec, costicchia, ma è aperto 24 ore, sei comodo e tranquillo. Grazie, già starai per le 17. Lasciala lì, sei comodo e via. Sì, però l'aperitivo lì... Che c'è per aperitivo lì da quelle parti? Non so, sei tu che sei informato. Faccio aperitivi. Via Solari qualcosa lo trovi sotto gli alberi, scrive Zenigata. Sì, ci sta. Va bene. Via Solari qualcosa lo trovi medio sotto gli alberi. Sarà chiuso la sera. Fa l'aperitivo.
Boh, non lo so, non ci andrei a fare l'aperitivo. Cioè, aperitivo lì. Aperitivo lì? No, finito. Buttato. Grazie Arzu per i 10 mesi. Grazie. Niente, non si fa l'aperitivo là. Boh, ma così non mi... Cioè, oddio, c'è... Però... Porti una nuova fichina. C'è l'hotel che si chiama NH Hotel. Ah, lì, sì. Che è un po' appariscente. Sì, però di quella roba. Capisci. Di forma che sostanza. Totally. Totally. Poi ti porti a fare l'aperitivo nella lobby dell'hotel. No, no, ma attenzione, locali per andare a mangiare, quante ne volete in quella zona lì. Però è proprio l'aperitivo che non mi convince. Cioè, dovresti... emoziona lì. Se hai voglia, però devi camminare un pochino perché devi andare fino in Darsena. C'è Enoteca Naturale, devi prenotare assolutamente, e c'hanno ottimi vini. Ti prendo, vai lì, gli dici, ehi, ci prendiamo un macerato stasera, tac. Prendi una bottiglietta, posto. In un contesto fico. Devi andare. Zenigata ha ragione. Se vai oltre, fai il ponte di ferro e arrivi a Navigli. Grazie al cazzo. Peraltro, il ponte di ferro non lo fai più. Fai il sottopassaggio. Darsena è la mia zona. Consiglio trattoria La Mangolfa. Scrive Scala. Grazie Arciere per i 13. Non lo conosco. Non lo conosco. Grazie, grazie. Macerato no al primo appuntamento. Scrive Vulco 84. No, Macerato va bene perché anche al primo appuntamento. Non capisco, sì. Cioè cos'è un... Zenigata, il Ponte di Ferro l'hanno chiuso da mo. Il Ponte degli Artisti l'hanno chiuso da un sacco di tempo perché era hanno aperto un sottopassaggio. Gianco, è un adagio quello? Non lo so, vabbè. Si vedrà. Insomma, ci farà sapere il nostro amico come va questo aperitivo non approvato da Fossa. No, aspetta, forse si riesce. Vediamo, forse, attenzione. Mamma mia che servizio. Cioè, si vede proprio che nel game stiamo a zero, ma nell'aperitif... L'aperitif è importante. L'aperitif va preso con grande serietà. Allora, fai vedere chi c'è. Te lo dico io. Beh, tu io sto leggendo cose. Allora, si scende di lì sotto. Tocca reinventarsi. No, ma che reinventarsi? Siamo già reinventati da maggio di 2 anni fa, di 1 anno e mezzo fa, siamo già reinventati. Fa strano un po' di nostalgia sentire i nomi della zona in cui sono cresciuto. Ora sono a Roma per lavoro, ma il cuore è sempre lì, scrive Margio. Margio, consolati con, non so, una carbonara, i carciofi alla giudia buonissimi, un tatuaggio di Ruco, non so. Ragazzi, a chi interessa, visto che Luca c'è l'autore di Vermis per il firmacopie. Sì, sì, certo, c'è Plastibu da Tulurix. Ma Plastibu era già anche a Pescara Comics. È un ragazzo spagnolo ultra, iper, arci, mega introverso, che si rifiuta di fare foto. Infatti, se vedete quando c'è le schede con la classica facciona del tizio, ehi tu bella, vieni, su Plastibu non c'è mai la sua faccia. Però sì, è, ripeto, disponibilissimo, ma anche molto, 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 molto timido. Grazie a Venance per i 18. Guarda, se sei dal Mudec, scendi verso la... Ora lo so che tutti ridono, la bocciofila. La bocciofila? C'è la bocciofila lì vicino. Però c'è un locale, insomma, secondo me accettabile, si chiama Morna, non me lo ricordavo, che è lì accanto. Vieni Zenigata, certo. Da Gurrigul. Che è Da Gurrigul? Dai la bocciata. Quando colpisci con una boccia contro l'altra, una palla. Da Gurrigul. Da Gurrigul? Sì. Il lombardo, Da Gurrigul. Rigolare, cioè, è il verbo bocciare. Quando una boccia allontana l'altra. Gurrigul. No, Dag Ulrigul. Dagli il rigul. Dagli il rigul. Ok, Dag Ulrigul. Va bene. Dag Ulrigul. Ne? Brushit. Per forza. Frizzi e Lazzi, easy, non è vicino al Morna. Frizzi e Lazzi è dove? È dietro il vecchio ufficio di Evriai. È su Navigli. È lontano. Molto carino. Frizzi e Lazzi è accanto dove dovevamo andare a cena per il mio compleanno. Ah,
Sì, quello, quello. Ah, ok, ok, ok. Certo. Sì, sì, sì. C'è, ah, è lì, è, no, pera. C'è pera sul. Su, minchia, si è spaventato. Adesso ho paura di fosse. C'è la pera sul, sul computer di Fosse che schiacciava tutti i tasti del mondo. Per le distanze romane sono attaccati. Minchia, ma a piedi saranno 40 minuti. Ma scusami. Tu hai consigliato di andare a fare l'aperitivo lì? No. Ah. Easy, diceva Frizzi e Lazzi. Ma... No, dai, easy. Cioè... 30 minuti a piedi, minchia. Attaccati, eh? Attaccati proprio. Grazie a Sig Parvis Mania che ha regalato un abbonamento a Bilancia Oroscopo grazie, oggi. Grazie, grazie. Scriveva il manifesto di pera, può essere, può essere. Sono attaccati, sì. 30 minuti a Roma non sono niente. Sì. Allora facciamo così. A Roma lo spazio-tempo funziona in un modo diverso. Io dico sempre che non è una città adatta agli esseri umani, quindi può anche essere così. È ostile alla vita. Ma a Milano 30 minuti uguale distanti. Distanti, quindi... sì, sì. Ma penso nel mondo, no, tranne che a Roma. Lasciala con questa convinzione. Ah, giornata giusta, dice Bilancia Oroscopo oggi, per seminare. Sì, maestro, così mi aiuto, sì, battezzami. Il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con tutto ciò che vi circonda. I progetti che vi interessano sono realizzabili e la vita affettiva si esprime liberamente, vincendo dubbi e ritrosie. Sarete come una solida e tenace macchina da guerra. Solida e tenace, eh? Solida e tenace. Solida e tenace. Vabbè, a posto. A Genova 30 minuti è il tempo medio di percorrenza di 10 km di traffico. Vabbè, lo so, ci mancherebbe. Per carità. Poi, ogni città c'ha le sue. No, vabbè, dopo questa stacco, ciao. Ho capito, ragazzi. Bilancia è libero di fare quello che vuole. Diciamo che a volte gli oroscopi sono... un pochino più allusivi di altre, lasciamola lì così. A sentire solida Fossa è andato a chiamare la fichina, sì, oppure a prenotare la scatola solita di Chalice che... minchia, ha pure il Chalice, cazzo. Chalice sulla lunga distanza, madonna, cioè, ti serve quello a te? Madonna. No, io per carità, per fortuna. Marco, tu la metro ogni tanto la prendi? Ma sì, certo. Guarda, quando vado in Red Bull dipende. Se sono in ritardo vado direttamente lì e spendo 8 euro di parcheggio al parcheggio di Porta Romana con un tizio spesso e volentieri direi alterato. Lasciamo scoprire se perché è incazzato o perché è pippato fino a qui o forse entrambe. Grazie a Pino per gli 8 mesi. Spoiler, è entrambe. oppure se no la lascio a Lampugnano e vado... vado assolutamente in metro. Va bene. Ragazzi, Roberto chiede se su Alan Wake si può usare il pompa da subito. Da presto, ma non da subitissimo. Ci vuole secondo me almeno un paio d'ore, no? Più o meno. Sì. Un pochino. Sì, è vero che in queste due ore quasi non spari. No, certo, è vero, verissimo. Ciao ragazzi, volevo chiedervi se Alan Wake 2, lasciando da parte la narrativa e il mood del gioco, sia un buon survival horror. No. Non è mai quella cosa lì. Fra l'altro ha difficoltà facile. No, facile, scusatemi. Regolare, normale. Arrivi proprio a un momento in cui sei sovrastato dalle risorse. Forse proprio giusto le lampade, le pile della lampada, della torcia. Sì. Sì, un pochino devi stare attento. Devi fare economia. No, non devi fare economia. No. Sì, ma io sono d'accordo sul fatto che non so quanto sia stato enfatizzato ieri, sicuramente nella video review. No, l'ho spiegato. Cioè, non è una roba di azione, non è una roba di gameplay. Le sparatorie ci sono, è chiaro. Non è che... Alessandra, in realtà si può già giocare ad Alan Wake. Non c'è l'embargo, era ieri alle 6, quindi volendo si potrebbe già giocare. Gabriel, io l'ho giocato normale e non ho mai sentito il bisogno neppure di alzare la difficoltà, proprio perché, cioè, non troverei in quel caso nessun valore
aggiuntivo all'esperienza nel suo insieme, perché non è un prodotto concentrato su quella cosa lì. Grazie a Dantoris per i 3 mesi di abbonamento. Io l'ho giocato difficile. A difficile, sì, bisogna starci attenti, mettiamola così. In certi passaggi, in particolar modo, sono sincero, a me la fine del gioco, io non l'ho ancora finito, ma sono arrivato veramente alla fine e devo dire che l'ultimissima parte mi ha un po' stancato, cioè proprio in generale, e l'ultimissima parte l'ho fatta abbassando la difficoltà, perché non mi stava dando nulla dal punto di vista delle, come posso dire, delle vibrazioni di gameplay pure a livello di fasi di shooting, e anzi mi stavano iniziando ad annoiare un po' anche quelle, e quindi volevo vedere come sarebbe proseguito il racconto. Ma ammetto che per me la componente shooting è debole, cioè nel senso che durante il gioco tutto sommato fa il suo senza mai strafare, sì. Quando sei arrivato a 19 ore ed è fondamentalmente uguale alle prime 4, anche a 16 ore, sì, no, sì, assolutamente, cioè era più della serie, vabbè, ascolta, c'è questo perché poi i combattimenti sono gestiti in una maniera, lo vedrete, molto col contagocce, cioè sono proprio degli intermezzi, non sì, hai mai sono... la sensazione che siano il nucleo, anzi sono una cosa, e tra l'altro molto legata, cioè tu vai in giro, non c'è nessuno, arrivi in un certo punto, non è che c'è l'arena, nemici, esatto, no. 2-3 nemici fuori dalle palle, via. Quindi a maggior ragione, oddio, che non mi sono sentito mai di dire vabbè, oh, però mi sto perdendo un pezzo di gioco, cioè non l'avrei mai abbassata, sì, per dire in Doom. Allora, grazie o anche Andrew, in The Last of Us, grazie per Andrew fatto. Per i 14. Io su questo sono parzialmente d'accordo, cioè nella maggior parte dei casi, come dici tu, ci sono un paio di momenti, banalmente quello, gli ultimi pezzi che hai fatto con Saga, sì, che secondo me sono un pochino più integrati, cioè quello che ti ha fatto vedere nel trailer, ok? Quello che discutevamo, che ti ha fatto vedere, certo, nel trailer. Lì, secondo me, sì, sono d'accordo, diciamo, perché è legato all'esplorazione di una roba. Cioè, no, infatti ce ne sono di più. Sì, 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 sì. Sì, però adesso, mediamente adesso dove sei tu ce n'è uno che è proprio invece bello, figo. Sì, proprio figo, figo. Secondo voi il 90 di, il 90 di Spider-Man e il 93 di Mario sono troppo? L'89 attuale di Alan Wake come lo considerate? Un po' troppo. Alto? Sì, e per me alto. Ancora prima che alto, però per me è sorprendente. Perché onestamente non pensavo che sarebbero arrivati ad un giudizio così altisonante, soprattutto oltreoceano. Cioè mi sembra un gioco che, nonostante abbia ovviamente delle ambientazioni molto legate a un certo tipo di visione degli States, di paesaggio anche proprio con una fauna umana di quella zona lì, è un gioco secondo me con un'espressività molto europea e mi stupisce che sia stato così apprezzato. No, ma è anche un gioco molto cerebrale alla fine, cioè nel senso proprio cervellotico nella sceneggiatura. Cioè è particolare, è artistoide, cioè non è automatico che non era assolutamente, infatti, automatico che l'America, gli americani lo interpretassero così, anzi fra l'altro secondo me sì, infatti, hai ragione, c'è una sensibilità molto europea anche in come mette alla berlina alle volte alcune delle caratteristiche della società americana, alle volte troppo pettinatina, tutta che sembra ordinata e poi dietro nasconde l'orrore. Secondo della... me quello può è una roba che fanno tranquillamente anche loro, però per me no, tranquillamente no. Secondo me sono le modalità espressive che sono tanto diverse, cioè non posso fare spoiler, ma quella roba là in America non succede, fatta da un americano non c'era, no, sì, mai, e anche, sì, sì, altri passaggi, sì, 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 quando tutta questa è un po' del doppio, secondo me la gestivano in un modo molto diverso. Sì, sono abbastanza, guarda, la roba che per me è più banalmente invece americana, che è anche una di quelle che mi sono piaciute un po' meno, per me è quanto è cheap nello spaventarti, cioè nel farti la sovraimpressione continua del mostro, del tipo che urla, della roba.
Quello per me è un orrore più appunto di quell'impostazione lì. Il resto proprio nel modo in cui si esprime, l'ho trovato molto. Sai, io poi su questa cosa qui ne abbiamo parlato poco. Io non sono rimasto particolarmente scottato da quella cosa lì, perché non li trovo come jump scare classici, nel senso, cioè, tipo, com'è che si chiama? Until Dawn, che apri e esce fuori il procione, ok? Perché non sono una roba nel mondo di gioco, cioè nel mondo del personaggio. Sono una roba che gli compare in testa. Sì, però l'effetto per te utente è quella roba lì. L'effetto per te utente è quella roba lì, però anche il fatto che tutte le volte che succede... Saga pure ti dice, dai cazzo, basta, cioè lo dice lei, cioè dice, che cazzo, basta questa roba? Cioè, secondo me anche lì gli dà comunque un gusto differente, non è il jump scare. Cioè, è diegetico perché è in quel testa mondo del personaggio invece, esatto, che però è una situazione. Visione nella testa. Sì, però per me, a me quello che non è piaciuto tanto è il fatto di abusarne. Cioè, anzi, all'inizio l'ho trovato proprio brillante in quel modo, con anche il fatto che sia sempre integrato. Cioè, quando devi affrontare un certo nemico, c'è l'immagine di un certo nemico. Sì, quando sì, sì. Cioè, è bella questa cosa. Di nuovo, dopo 15 ore, secondo me, e c'è un tipo nel pezzo dell'hotel, minchia, cioè, continuano a martellare con questa roba. Onestamente, questa cosa mi è rimasta un po' troppo pesante per quanto mi riguarda. Io veramente quando gioco da solo all'interno di questo appartamento un po' buio non mi voglio spaventare. Ma no, non mi... guarda, semmai è proprio il contrario, è che non mi spaventa. Cioè, la trovo una roba che tra l'altro mi hanno scritto più di una persona. Una è anche Nicolas, mio amico. Sì. Tipo, c'è gente che è terrorizzata da sta roba dei jump scare. Un ragazzo mi ha scritto in Spider-Man. Tutti bimbi Mario. Mi ha detto, scusa, ma in Spider-Man ti devo chiedere una roba. Ah, c'è la sfumatura horror. Esatto, mi fa, ma c'è anche un solo jump scare? Gli ho detto, sì, uno c'è. Mi fa, mi dici per favore quando è? Esattamente quando è, in che punto? Perché io così lo so, cerco di guardarmi nello schermo, devo preparare perché sono terrorizzato, non riesco e... Boh, non lo so. Ragazzi. No, per carità, cioè, si vede che... in questo senso, allora, bravi loro, cioè... Si vede che comunque è efficace quel meccanismo. Io lo trovo una roba di uno sterile che... Boh, non lo so. Cioè, in quello di... per esempio, in quello di Spider-Man è costruito come il jump scare di quelli che dicevi. Sì, certo, cioè. Certo. Io credo che l'esperienza di Alan Wake 2 dipende molto dalla sensibilità emotiva e culturale di una persona. Beh, sì. Totalmente. Assolutamente, sì. Infatti, dicevo, a me ha stupito che sia piaciuto così tanto all'americano medio, cioè l'americano medio che considera il Marvel Cinematic Universe un capolavoro di sceneggiatura e narrativa, mi stupisce che però sia sensibile a questa roba. Ti faccio notare che ultimamente ne è successo più di una volta che diciamo ma gli americani, e poi in realtà... Meno male, no, certo, meno male. Non mi cambierà l'opinione di fondo che ho un sacco di loro, però... Certo. Secondo me là si rimane, ecco. Considerando la pesantezza dei movimenti, che ne pensate di giocare in modalità quality a 30 fps, consapevoli di abbassare il frame rate a favore di pulizia grafica su console? Voi che consigliate? Guarda, su console lascio parlare Marco e ciao Tiziano, MC, un capolavoro fattuale, assolutamente. Sì. Sì, adesso mi recupero tutte le puntate delle 73 serie parallele per vedere come si uniscono. Sì. Volevo prendere She-Hulk, sì. Bellissima, assolutamente. Poi vado subito al cinema a guardarmi The Marvels con la S, perché sono plurali, sono più di una. Perché cioè, bellissimo questa roba, tutto molto corale. E subito. Anche il DualSense ti chiedevano. Fanno qualcosina, ma mi aspettavo di più. Per come lo avevano un po' enfatizzato, mi aspettavo un po' di più. C'è, ma niente di trascendentale. Il fatto di venire da Spider-Man non aiuta, nel senso che proprio c'è, lo vedi, un livello di supporto, certo, diverso del controller. E sul fatto del giocarlo a 30 fps, ti dico proprio in maniera spassionata,
su console non ha nessun senso per quanto mi riguarda, perché in tante occasioni ho provato proprio a fare lo Switch, okay, lo faremo anche dopo. La differenza è veramente percepibile solo e soltanto nel frame rate, nel senso che ti migliora leggerissimamente il fumo, due cosettine. Vi faccio un esempio: su PC, se accendi e spegni il ray tracing, è un altro gioco. Cioè, nel Mind Palace di Saga avevo fatto un test, c'è una lampada su cui c'è tutta la rifrazione di altri oggetti, un portapenne, li vedi tutti uno dentro l'altro. Se lo spegni, ovviamente è tutto fake, è proprio diverso. È baked l'illuminazione, esatto. Okay. Su console non c'è quella roba lì, mai, certo. Ok? E acceso o spento la differenza è davvero poca, mentre è tantissima, cioè, negli FPS, cioè la vedi proprio. Sono da una parte, cioè, quelli di un gioco completamente fluido, dall'altra sono 30, secondo me, anche leggermente tirati, forse in certi momenti, e cioè, il trade-off non vale, non troppo. Vale, okay. Per me, da giocare a 60, sono sincero. Per esempio, mi aveva messo molto più in difficoltà Control, dove secondo me in Control la differenza sui pavimenti, in certe luci, era più forte di quella che c'è qua, onestamente. Baked riguardo l'illuminazione è che come se fosse precalcolata sostanzialmente, quindi è una roba statica che magari può insomma simulare alcuni effetti come le rifrazioni, il color bleeding e via dicendo, però è calcolata a monte e appiccicata sopra alla per scena, sembrare vera ma senza esserlo, esatto, okay. Non calcolata in tempo reale sostanzialmente. Ma dite che con una 3070 riesco a giocarci benino, o a questo punto potrei pensare di provare il GeForce Now? Con una 3070 secondo me ci giochi 3070 Alan Wake devi spegnere completamente, ma anche con una 3080 devi spegnere parecchie cose del ray tracing. Giochi, secondo me giochi benino nella parte gioco, ma nella parte estetica, secondo me il gioco lo metti, diciamo, al 70% del suo potenziale. Allora, se spegni, guarda, con la 3070 è un po' difficile fare l'astrazione, perché con la 3080 anche lì sopra, se spegni il ray tracing, in realtà tieni molte cose ad alto, ultra. Sì, ok. Sì. Quindi non è... Però spegni quelle più pesanti, il punto è quello. Per forza. E non puoi dire accendo quelle più pesanti e abbasso tutto il resto. Sono quelle pesanti che fanno la differenza fanno vera. Tanto la differenza. Fra l'altro, con la 3070, secondo me, visto che comunque Nvidia con il DLSS cerchi di abbassare un filino la risoluzione di carico, però comunque sul ray tracing non ci vai. Cioè, quant'è? No, ma attenzione, Pulse 6 al 70% pare molto bello. È molto bello. È un gioco che visivamente ha voglia. Cioè. Fa veramente il suo? Assolutamente sì. Ripeto, anche su console, poi ve lo facciamo vedere, è un gioco assolutamente spettacolare. Ripeto, per onestà intellettuale, non è il gioco che si è visto in certi momenti. Quel gioco lì esiste, quel gioco lì è realtà su hardware spintissimi, mettiamola così. Ecco. Comunque, hanno fatto, secondo me, da quel punto di vista lì, in generale, un bel lavoro. Grazie ad Andrea per i 18. Per chi chiedeva dei sottotitoli, sì, ragazzi, ha un sacco di problemi sui sottotitoli. In italiano, pronti via, nei primi, lo vedremo dopo, nei primi, penso, 3 secondi, già c'è un disastro di sottotitoli che arrivano tutti a cascata, sbagliati. Poi, nel corso del gioco, si sistema un po', ma ogni tanto... Andre. Quando ti sei abituato e dici minchia funziona, arriva un problema. Tipo a me a un certo punto mi usciva senza motivo, perché non era nemmeno a schermo e soprattutto non è mai stato attivato. Mi usciva prima dei dialoghi, no, neanche prima, sopra, scritto Ilmo, che è il nome di un personaggio. Cioè, non so, c'era la Way che diceva aiuto mi stanno prendendo, c'è scritto Ilmo a capo, aiuto mi stanno prendendo. Poi parlava Sam Lake, gli diceva eccoli, Ilmo, eccoli. E c'era sempre scritto Ilmo. Dice Easy che hanno pacciato comunque. Vabbè.
così. Vabbè. Grazie a Dani Pava per il grazie Prime. Per il Prime. No, no, questo succedeva con i sottotitoli in italiano. In italiano, in inglese. In inglese è perfetto. In inglese è perfetto. In inglese alla grande. Dicono di workaround per i sottotitoli. Bisogna metterli piccoli e mettere il nome del personaggio e si sistema il desync. Ah, addirittura. Mamma mia. Workaround veri. Davvero. Io ho provato a accendere, spegnere e vedere, ma no. Ok, magari ci proviamo per dopo. Vabbè, vediamo se hanno patchato. Tanto facciamo un save nuovo. Sì, certo. Primo, la prima telefonata. Vabbè, se hanno patchato lo vedi, sì, perché sì, sennò certo. Partiva tutta prima di entrare. Sì, 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 sì. Una sbracata di cose. Assolutamente. Buongiorno ragazzi, forse ti volevo fare i complimenti per la recensione di Alan Wake, ti sei veramente superato, ormai sei una certezza di qualità. Grazie ragazzi, mi hanno scritto in tantissimi a cui è piaciuto un sacco, pure la trovata di non farla leggere da mobile, tu lo sai, vero? Certo che lo so, okay. L'ho twittata ieri sera, okay. Ho scritto fatelo, andate a vedere questa roba, non avete mai letto niente di simile, non da mobile perché vi compare il messaggio di errore. Sì, sì, sì. Bella, bella matta come cosa, mi è piaciuta. Ma boh, dopo, dai, ti dico dopo. Comunque anche senza Ray è impressionante, su un PC con una 3070 è comunque uno spettacolo meglio di console. Sì, sì, ma anche senza Ray Tracing è molto bello. Ma guarda, detto, ma cioè, poi magari lo facciamo vedere, anche perché sul PC da cui possiamo farlo vedere, non da lì che se no è un casino. Vabbè, chiaro. Il Ray Tracing non lo posso avviare perché c'è una 3080, ma comunque è un laptop per gaming. Quindi ve lo faccio vedere con quasi tutto a ultra, ma senza ray tracing. Va bene, va bene, va bene. Va bene, bene, va bene. A che ora Alan Wake 2? Alle 12, Roberto, alle 12. Ma voi quanto avete riso dell'isteria di massa ieri per GTA? Ragazzi, ragazzi. Cos'è sta roba? Non te lo ricordi? Era uscito questo cazzo di rumor. Io ancora non capisco come mai c'è gente che continua. Fra uno è Giovanni 90, che non so se è qua. Che dovevano far vedere questo trailer di GTA dal 24 al 26. Per forza. Doveva uscire questo trailer di GTA 6. Se non era dal 24 al 26. Allora tutti il 24. Ah, poi non esce. Uscirà domani. Poi non esce. Ah, uscirà domani. Gli date i click a sta merda, ciucciatevela e non rompete i coglioni, basta. Cioè, se vi piace essere alimentati con la cacca, ma vi piace davvero essere aprite alimentati bene con la bocca cacca. E mangiatevela, ma cioè, poi non vi lamentate dire, del buffet, ma voglio dire, ma non sarà più bello comunque, che cazzo ne so. Perché il giorno che decidono di farlo succede e droppano e tutta internet esplode. E magari esplode. Tu non sei neanche a casa e ti arriva il messaggio del tuo amico, oh hai visto il trailer, tu fai... Ma sarà più bello così, viversi le cose così? Cazzo, che Marco mi scrive, oh hanno annunciato lo State of Play dopodomani, e uno dice, oh cazzo come faccio? Invece che stare sempre a dire, oddio ora arriva, annunciano sta roba. Leak perché il tipo su LinkedIn ha cambiato la pagina di profilo che ha scritto e allora sta per succedere. Mamma mia, veramente. Beh, anche se però fra, bisogna dirlo, bisogna capire la difficoltà. Si è risolta la roba di Activision Blizzard. Ah giusto, cazzo, giusto. Come li riempi 20 notizie inutili al giorno, ogni settimana? Come le fai? Te lo dico io. Facciamo una bella guida su come entrare nel Mind Palace di Saga Anderson. Arriva sicuro. Come switchare personaggi fra Saga Anderson e Alan Wake. Non so se arriva solo perché non si... Ma non si vedere può. Se il gioco si innesca. All'inizio non si può. All'inizio non si può. Quando è che comincia che posso... Quando è che posso saltare? Comunque è stata fatta anche, me l'hanno mandata su Instagram, è stata fatta anche come si cambia costume in Spider-Man. Sì, me l'hanno mandata anche a me. Vabbè, comunque ragazzi, cioè, imparate tra virgolette, secondo me, a selezionare le vostre fonti e a smettere di anche voi alimentare questi contenuti che non portano nulla, se non nel migliore dei casi rotture di coglioni a gente varia. Quindi lasciate stare e via.
No, perché chi, cioè, chi sta dentro la lavorare, che succede? Roberto, quando abbiamo bisogno del commercialista ti chiamiamo, allora, eh? Grazie Dario per l'euro e 20. Cosa grazie. Vuol dire Alan Wake in italiano? Dario, Wake è sveglio sostanzialmente. Alan è una razza di cani molto molto grande. Era così? Forse, sì, eh? forse sì. Bello, con la testa grossa, imponente, eh? Come il tuo oroscopo, cos'era? Forte. E quindi significa Alano sveglio, è un titolo particolare, non so se è proprio traducibile, però insomma così adesso lo sai e... A me è solamente dispiaciuto per il social media manager di Rockstar che ieri si è beccato più merda di non so cosa, ma veramente, cioè, gli hanno pure rotto il cazzo. Mamma. Settore incredibile. Settore veramente incredibile. Vabbè. Cioè, ma poi tra l'altro, ma io dico, ma se anche fosse successo, tra l'altro, cioè, che cosa ci guadagni a spoilerarlo? Cioè, qual è il vantaggio di saperlo prima? Nessuno. Per me nessuno. Cioè, io veramente non lo so. Boh. Però secondo me bisogna fare anche un'operazione di riscrittura delle abitudini. Cioè, secondo me anche una parte del pubblico lo deve fare. Cioè, noi, secondo me, come produttore di contenuti, dobbiamo fare questo lavoro, secondo me, di spostare l'attenzione su quello che è notizia e non anticipazione della notizia, rumore, cioè predizione della notizia e via dicendo, ok? Ma secondo me anche il pubblico deve un attimino riabituarsi e io spero che la gente sì. Rivestiti di Tito, non so che cazzo è, ma rivestiti di Tito. Secondo me il pubblico dovrebbe un attimino, cioè riuscire anche a staccarsi da questa roba qui, perché forse c'è stato un periodo in cui pure io stavo a che cazzo è successo, mamma mia, cioè nel senso era mutuato dal mio lavoro, ok? Questo stare sempre a vedere che cosa succede nel mercato di cui faccio parte o nel mercato di cui sono appassionato. Però secondo me è proprio dannoso, cioè fate un'altra roba, smettete di pensare che stare costantemente attaccati a fonti di notizie vabbè, sia un valore, non lo è. No, sono d'accordo, anche non perché, ripeto, non hai niente di più. Solamente nel caso in meno, cioè la bellezza di svegliarsi un giovedì a caso, certo, senza sapere niente, e poi mentre stai facendo tutt'altro iniziano ad arrivarti 20 messaggi che è uscito il trailer di GTA, certo, cioè. O di essere tu per caso quella volta, perché una volta succederà che sarai lì a scrollare e ti trovi il trailer di GTA e dici oh ma cazzo ma è vero, e mandi tu i messaggi ai tuoi amici, certo. Cioè, una volta sarai tu, una volta sarà quell'altro, e per un gioco che piace a te ci arriverai dopo, per un gioco insomma che invece ti piace un po' meno ci arriverai prima e via dicendo. Buongiorno ragazzi, Marco, una domanda a cui forse avrai già risposto. Alan Wake su PS5 come gira? Bene, lo vediamo poi dalle 12. E il DualSense è ben implementato? Sono combattuto se prenderò lì o su Series X? Il DualSense fa qualcosina, secondo me, ma non è un'implementazione di quelle particolarmente memorabili, sono sincero. Cioè, diciamo che poi venendo da Spider-Man la differenza si sente, ecco. Sì, ci dicono, c'è anche questa notizia che insomma c'era Giragino, c'era anche Kefia, non si sta vedendo, che però chiedeva, non si sta vedendo perché è qui e mo adesso si sta vedendo. Ci sono un po' di riorganizzazioni in Microsoft e mi sembra, cioè vabbè, Matt Booty e Sarah Bond le avete visti moltissimo, soprattutto negli ultimi tempi, quando, cioè, saranno 3 annetti più o meno che li fanno salire anche sul palco e via dicendo. Sarà Bond poi tantissimo. Sarà Bond tantissimo, che infatti diventa adesso presidente di Xbox, quindi di tutta la piattaforma. Ci sta, insomma,
secondo me, tutta questa dirigenza, quindi Phil Spencer, Matt Booty e Sarah Bond hanno fatto tanto e bene per Xbox, quindi ci sta che adesso anche con l'acquisizione facciano uno step up. Però ragazzi, cioè, nel senso, che cosa ne penso? Al di là di questo, poi non so che impronta daranno alla insomma, alla direzione che il sistema prende, secondo me in realtà chi dà veramente l'impronta lì dentro è Phil Spencer, cioè, che non totalmente. È che fa tutto Phil Spencer, certo. Però sicuramente la figura chiave è la sua, poi è chiaro che delegherà tantissimo e farà un sacco, però boh, vediamo, onestamente non mi aspetto stravolgimenti. No, l'unica cosa potenzialmente interessante qui di a livello di proprio variazione, secondo me concreta, potrebbe essere Matt Booty che si occupa di ZeniMax e Bethesda, e vediamo nello specifico, tu dici, sì. Sì, vediamo un po' che tiro gli dà. Fra l'altro Matt Booty, devo ammettere che fra tutti quelli che abbiamo citato, secondo me è quello cui lavoro è stato forse un pochino più debole, perché la direzione degli Xbox Studios, insomma. Sì, però bisogna capire anche effettivamente che cosa fai. Nel senso, certo, che, infatti, cioè, che libertà vera hai, perché nel momento in cui magari i tuoi piani sono una cosa e poi produttivamente totalmente. Ritardi, scazzi, robe, è chiaro che magari anche i tuoi piani di comunicazione, le cose che vuoi dire e fare vengono inevitabilmente compromesse. Mi ricordo dichiarazioni sue ai tempi delle robe su Halo, sì, sì. Eccetera. Cioè. Sicuro posso dire che comunque è anche bello vedere, per esempio, una donna in un'industria che, insomma, è sempre stata, diciamo, invece centrata su figure maschili, arrivare così in alto e essere presidente di Xbox è assolutamente un segno vero forte. Ma Xbox aveva anche Bonnie Ross, sì sì, vero veniva vero. Bonnie Rotten, vero. Un'altra roba, Bonnie Ross in 343, sì. Cioè, che sì, poi sì, adesso sì. Non c'è più, però cazzo, c'è stata per un sacco di anni adesso presidente di Xbox, ah, beh, cioè, nel senso, credo che sia probabilmente assolutamente. Primo esempio di una donna che è così, certo. In alto nelle gerarchie. Certo, certo. C'era un messaggio di Tiziano che si poteva, sì. Leggere. Secondo me, lo dico basandomi su quel che succede con film, serie TV, il motivo per cui si vuole sapere in anticipo quando esce un trailer è per fare un baratto di emozioni, rinunciare all'emozione di scoprire che è uscito il trailer ed assicurarsi di godersi il trailer senza ricevere spoiler, proprio perché sapendo a che ora esce sei subito pronto a vederlo, quindi nessuno può rovinarti nulla. Però... Allora, ci sicuramente sta, però secondo me un elemento, cioè, per una parte ci rientra questa cosa. Sì, però rientra molto più secondo me nei contenuti che segue lui, perché sapere che cosa c'è dentro l'hardware di PS4 Pro in anticipo, cioè che valore emozionale però, c'ha. Però, per esempio, visto che parlavamo di GTA, cioè, pensa a GTA 5. Sì. Sapere che ci sono tre personaggi, ok, tre protagonisti, è una cosa così nuova che magari ti può essere spoilerata se qualcuno non ti dice solo è uscito il trailer, ma ti dice è uscito il trailer e ci sono tre, hai visto, ci sono, sì, tre protagonisti. Capisci che, cioè, però, tipo, è tutto una specie di ricatto folle, perché siccome forse sì, qualcuno sì, potrebbe sì, dirmelo, allora lo smerdo da solo. Sì, sì, mi rovino la sorpresa. Cioè, ma sì, scusa, sì, sì. Nel senso, è una roba perversa, cioè, non lo so. Io sono più d'accordo con Karma, che dice questa necessità di informazioni nuove deriva dal bisogno creatosi con il tipo di società moderna che internet ha ampliato ovunque, di avere un'urgenza costante di novità, cioè sempre la cosa nuova, sempre la cosa nuova. Cioè Alan Wake paradossalmente lunedì sarà già vecchio, e quindi la bisogna voglia. Vedere. E Marco, cioè, al di là della battuta che ha fatto sui Click e Activision Blizzard, però è vero, no, cioè era, sta roba non era una battuta, sì, non della battuta, della stoccata, scusami. Però è vero, cioè, finita questa roba qui, adesso pubblico e industria cercano già la cosa nuova. Gli algoritmi cercano un'altra roba nuova da proporti. Secondo me bisogna cercare di scardinarla, cercare di lottare. Però, no, ma io ripeto, facile. Per me, per godersela di più tutti, per rispettare il lavoro delle persone, perché se, come avete scritto, il povero social media manager di Rockstar si è dovuto subire merda a manetta perché
dei cretini si erano convinti come fosse un dogma che quella roba doveva succedere. Cioè, pensate a essere nei suoi panni. E perché, cioè, conosciamo tante persone, anche magari dentro questa industria, nei reparti marketing, nelle cose, che si fanno un culo così per mesi, mal di testa, situazioni da gestire, cose da preparare dietro le quinte, piani marketing che magari vengono cambiati costantemente proprio perché ci sono difficoltà di produzione. Cioè, fare videogiochi è difficilissimo, e arriva un idiota a caso su Twitter che ti rovina. Per esempio, io non perdonerò sinceramente mai, per quanto stimi il lavoro che fa a livello di indagine giornalistica, secondo nessuno, Schreier, per quello che aveva fatto il giorno prima dell'evento Ubisoft, a dire: ho saputo che, tra l'altro rivelando delle informazioni che sapevamo tutti, perché bastava aver firmato un NDA ed aver partecipato ad un evento. Cioè, che cazzo hai saputo? Ma che cosa serve? Cioè, che cosa aggiunge? Questo a 48 ore da un evento aveva spoilerato tutto Assassin's Creed, robe del genere. Cioè, ma qual è il senso? Qual è la logica di fare una roba del genere quando veramente ci saranno state non una, ma decine, se non centinaia di persone che erano 6 mesi che lavoravano a quel contenuto lì? Certo. Cioè, devi essere proprio una testa di cazzo. Tiziano dice: è assolutamente una roba perversa, però faccio un esempio. Ti anticipo che non sono pienamente d'accordo su questo esempio, anzi, però vabbè. Io ho odiato il fatto che Sony abbia mostrato il primo villain di Spider-Man 2 nell'ultimo trailer, anche perché inoltre a me è capitata direttamente la foto e poi a quel punto ho visto il trailer, ok? Però al di là del fatto che a te ti sia capitata la foto e poi hai visto il trailer, questo è un problema della comunicazione ufficiale di videogiochi, ma anche di film, che anticipa troppo. Cioè, quella è un'altra deriva. Però è un'altra deriva. Cioè, se tu non avessi, cioè se quel trailer tu l'avessi visto, indipendentemente dal sapere prima, ok, esce il trailer, guarda, arriva, oddio, cioè, indipendentemente da quel chiacchiericcio, lì il problema è che tu hai considerato quel trailer un po' troppo spoileroso. E non sei il solo. E quindi lì il problema è che la comunicazione ufficiale esagera. Però quello spoiler sarebbe rimasto indipendentemente dal fatto di sapere prima quando il trailer sarebbe uscito, o di chiacchierare prima, o di hypare l'arrivo del trailer. Cioè, il problema era nel trailer, no? E quello secondo me è un'altra cosa, che forse parzialmente è legata un po' schino stesso alla bulimia informativa che c'è. Cioè, il pubblico vuole tanto, e quindi le software house o le major cinematografiche producono tanto, e quindi producono più trailer possibile, e alla fine finiscono per metterci anche delle robe che sarebbe più significativo scoprire entrando in contatto direttamente con il prodotto. Però comunque è un'altra sfumatura, magari riconducibile un pochino alla stessa urgenza di mangiare, assorbire, fagocitare contenuti, però sono due cose diverse. Vedo una cosa molto diversa, fondo anche, cioè un conto sono i trailer troppo spoilerosi, e su questo non è che sono d'accordo, mettiamoci a limonare da quanto siamo da sulla stessa barca, però a parte questo... Volete un momento tutto vostro? Però quello che dico è, al di là di questo discorso qui, cioè, anzi... proprio in virtù di questa tendenza esecrabile, cioè, se già loro mi spoilerano tutto, quanto deve essere stronzo per addirittura spoilerarmi ancora in anticipo le robe grosse che già loro mi diranno. È una corsa al massacro, cioè, sì. Qual è il senso? Ah, per me il punto è, visto che già loro mi spoilerano così tanto, tendenzialmente manco voglio vedere quella roba lì, figurati se la voglio sapere in anticipo. Cioè, hai capito che diventa un delirio inarrestabile così. Poi, secondo me, nel momento in cui loro ufficialmente svelano una cosa, quello non è più spoiler. E tra l'altro, certo, quel caso specifico, se ti riferisci al nemico che si vede nei primi 20 minuti del gioco, anzi nei primi 3 minuti del gioco, per me amen. E su Spider-Man l'abbiamo anche provato ad analizzare, cioè secondo noi, dico soprattutto a Tiziano, cioè in un gioco che è così pop, che è così universale, che vuol parlare ad un pubblico di gente che magari si compra la Play per quello, e ce ne sono tanti che lo stanno facendo, digli: ehi, c'è anche questo, gli fa dire: minchia, non me lo posso perdere. E quella tendenza lì la capisco di più, per esempio, della tendenza, che alla fine è lo stesso principio, che però aveva avuto Square Enix nel farti vedere tutti gli icon di Final Fantasy. Cioè, sì, perché non era un... Non è che uno se lo compra di più, esatto. Cioè,
secondo me, per Spider-Man, che è una roba ultra pop, che è una cosa che magari hai seguito quella run, ti piace quel personaggio, è farti vedere quanto è completo come gioco, quanto è imperdibile come esperienza, quanto è definitivo, che minchia, è il videogioco di Spider-Man, può essere funzionale all'acquisto. In Final Fantasy ti dice che ci sono 7 icon, non me li far vedere tutti, che cazzo me ne frega, fammene vedere 2, fammene vedere 3, non lo so. Cioè, quello onestamente per me è... E invece, vabbè, anche lì di fondo è chiaro che dirmi che c'è Venom, cioè, però era impostato su quello, il gioco cioè, si vende per quell'idea lì. Boh, non so, sul resto è diverso. Fossa dice, figlio di un dio minore, prova a girare l'argomento da un altro punto di vista. A mio parere, se un film ha una vera narrativa, non fatta di colpi di scena ma di sostanza comunicativa, trailer o non trailer, spoileroso, l'utente si gode il film per quello che nella sua interezza ti dà. Ti faccio l'esempio di Casino, miglior film di Scorsese a mio parere. Abbracciamoci. Casino è proprio una cosa da sega a tre mani. Bravissimo. Lì non riesco a immaginare un trailer che possa fare spoiler, perché non è possibile. Non so se è chiaro il mio ragionamento. No, ma il tuo ragionamento è chiaro. E fra l'altro io sono anche d'accordo sul fatto che se la narrativa è potente, che per me vale anche per Spider-Man, senza andare troppo lontano, cioè alla fine, alla luce di tutte le robe, totalmente, comunque Marvel Spider-Man 2, se te lo giochi fai almeno tre volte, ah sì, sì, bello, cazzo, infatti, non me l'aspettavo, cioè succede, io non sono di quelli che guarda un trailer e dice oh cazzo mi hanno rovinato l'esperienza. Sono d'accordissimo con te su tutto, però secondo me, rispetto a quello che succedeva qualche, cioè anche solo una decina d'anni fa, in generale in tutte le industrie dell'intrattenimento c'è un'ansia a mostrare che per me si potrebbe anche superare. Ma poi nel dubbio tra più e meno è più sempre. Oggi è sempre più esattamente così, esatto. E ripeto, io non li trovo, cioè non è che sono di quelli che bestemmia perché mi hanno fatto vedere sta roba e via dicendo, però non capisco neanche perché andare sempre solo e comunque in quella direzione lì. Quindi sono d'accordo nelle premesse, però secondo me si potrebbe ritrovare un pochino un equilibrio differente. Fra l'altro il paradosso per esempio di Alan Wake è questo equilibrio, sembrava che l'avessero cercato. E poi invece alla fine con la roba Nvidia, con il launch trailer, minchia, hanno fatto un casino. A quel punto allora anticipa, fa vedere un po' prima. No, ma quel pezzo che hanno fatto vedere non ha nessun fottuto senso. Cioè, giocandolo vi renderete conto di quanto non ha senso far vedere quella cosa, anche solo per la tipologia di nemico che è, perché ti dà l'idea, questo posso dire, che nel gioco ci siano dei nemici molto più mostruosi di quelli che in realtà ci sono. È l'eccezione quella lì, non è la regola. Non capisco perché mostrarla in quel modo lì, ecco, onestamente. Però il colpo di scena in attesa, dice Face Shifter, è comunque una potenziale parte della narrazione. È chiaro che non deve essere l'unica, ma per me l'esplodio di Metal Gear Solid 2 rimane una cosa incredibile. Vabbè, ho capito, ma quello, diciamo, è un colpo di teatro anche un po' eccezionale, cioè nel senso non è che si può ascrivere, ma nemmeno ai colpi di scena classici, cioè anche all'interno dei colpi di scena, certo, è una roba che ovviamente è super fuori dagli schemi. Infatti si ricorda ancora dopo assolutamente 20 anni. Sì, ma non solo, cioè è eccezionale anche perché secondo me si rapporta pure con il percorso di comunicazione pregresso. Vero. Cioè tu hai fatto un percorso di comunicazione che faceva credere tutto, però il contrario. Pensa, bravo, questo è uno spunto super figo. Pensa quanto sarebbe impossibile farlo oggi. Totalmente. Oggi quella roba lì, se la volevi fare in quella maniera, a far pensare che il personaggio era uno, il protagonista era uno, invece era un altro, soprattutto con quelle tempistiche lì, cioè che poi si scardinava in quanto un'ora. Certo. Oggi impossibile farlo. E non è triste questa roba? Per me lo è. Beh, The Last of Us 2 però in effetti un pochino l'ha fatto, eh. Anzi, totalmente l'ha fatto. Totalmente. Sì. L'ha fatto due volte, tra l'altro. Sì, e infatti che cosa è successo? Cioè. Sì. Gente... Proprio perché c'era questa dinamica, si è dimostrato quanto sia un problema farlo oggi, perché certo, sono uscite news inventate, mille stronzate, e comunque quella roba è uscita fuori lo stesso.
è questa la grande differenza. Cioè, all'epoca nessuno lo sapeva. Sì, 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 sì. Di quel colpo di teatro di Metal Gear 2. E dai, non lo so. Sì, sì. Vai su un attimo. Ma quindi questo Alan Wake è il true detective dei videogiochi. Ho finito ora il primo capitolo e me l'ha ricordato molto brividini. Secondo me parte tantissimo in quel modo. Non so se non ne abbiamo mai parlato. E secondo me poi progressivamente quella roba da True Detective 7 si perde anche abbastanza in fretta. Cioè riguarda più Saga che non Alan. Con Alan non c'è mai. Con Saga secondo me fino al capitolo che hai fatto tu, cioè il capitolo prima c'è. In a Watery c'è. Quando ritorni a Bright Falls lì è... Sì, però comunque va incalando anche fin quando c'è. Cioè parte che sembra quella roba lì. Il primo capitolo è tutto quello. Roba lì. Cioè, dici minchia che bomba, sto facendo Seven, invece dopo si sposta su altro e secondo me non è che sia, come posso dire, un problema, però è solo tematicamente fa una cosa un po' diversa, ecco, senza spoilerarlo. Va bene. Buongiorno ragazzi, non so se ne avete parlato. Ragazzi, siete in tanti che ci chiedete di Star Citizen. Io non mi sono visto neanche il trailer, vi chiedo scusa. Non sono... Devi scusarti davvero. Fai il joypad dove continuate a menarla con sto minchia di Star Citizen e non guardi il trailer. Una volta che ti danno un contentino. Ma, scusami, joypad si fa in tre. Ok? Tu dici lo guardi Zampini. Non Zampini rompe i coglioni, è quello che rompe i coglioni. Io ho provato a dare, fra l'altro, il mio apporto in un momento in cui mi sono veramente giocato Star Citizen, che insomma è anche frequentabile perché comunque ci sono delle versioni accessibili, ovviamente non con la totalità dei contenuti che hanno promesso, ma comunque con esperienze qualcosina molto promettenti. No, più di qualcosina. Ah. Cioè, paradossalmente, è che. Cioè, ti faccio un esempio. Lo fa il caffè? No. C'è molta più esperienza di gioco di quanto non ce ne fosse in No Man's Sky Vanilla, per dirti. Ok? E No Man's Sky Vanilla però c'aveva scritto la 1.0. Qua no. Grazie anche a Nulptr. C'è anche più componente RPG di Final Fantasy XVI. Vabbè, quello se apro il forno probabilmente ne trovo di più già anche lì dentro. Ho provato, dicevo, a dare il mio apporto, però Zampa non ne vuole uscire, non ne vuole sapere. Finché non esce Star Citizen in versione 1.0, non esiste. Il punto è uscito Star Citizen? No. Quindi io adesso alzo le mani. Forse nella prossima puntata proverò timidamente a dire che hanno... abbattuto un colpo. Sì, con Squadron 42. Però Squadron 42, attenzione, non è Star Citizen, eh. Ah. Squadron 42 è l'esperienza narrativa, quindi... un gioco all'interno del mondo di Star Citizen, quindi un gioco più lineare, più guidato, più spettacolarizzato, però non è Star Citizen. Cioè è come fammi un paragone esatto per farmi capire. Cioè è fatta dagli stessi sviluppatori? Totalmente. E allora? Però. E allora scusa. È come se fosse, che cazzo ne so, una modalità. Ho capito. Però Star Citizen è, diciamo, il non il DLC, è una modalità. Cioè Star Citizen è un mondo. All'interno di quel mondo loro ti creano una storia, okay? È un'esperienza controllata. La campagna di Dreams. Bravo. Perfetti. Però la campagna di Dreams. Però per me conta. Però se tu hai promesso Dreams e poi pubblichi solo la campagna... Ascolta, se sei in ritardo di 14 anni e almeno pubblichi la campagna, vaffanculo per me, applaudiamoci, abbracciamoci e il cielo è blu sopra Berlino. Non vale, scusa. Almeno quello, cazzo. Sì, totalmente, questo è vero. Star Citizen nel GTA 5 online, Squadron 42 e la campagna single player. Vabbè, ok, va bene. Per me può andare bene. Sì, però attenzione, chiedo Legione, cioè chiedo a tutti voi che sicuramente siete più informati, perché tu hai fatto il parallelo. No, non era Legione, chi era che diceva di GTA 5 online?
Pietro dice Star Citizen e GTA 5 Online squadra nella campagna single player, ma in quella campagna single player puoi andare in giro per tutta la mappa di Star Citizen? Ma no, io a quanto ho capito proprio. Non credo, no, è un pochino più sarà limitato, limitata. Sì, dai, ma sì, sarà limitato. Però chiedo, sarà non vorrei limitato. Dire puttanate. Sarà limitato. Ragazzi, quasi alla fine di questo 2023, non credete che Jedi Survivor sia stato un po' ignorato? Io l'ho trovato davvero un giocone, sicuramente i grossi problemi al lancio lo hanno notevolmente danneggiato, però l'ho trovato davvero ben fatto. Allora, Silverio, io sono d'accordo con te, è veramente per me un bel gioco. Il paradosso è che però è arrivato anche in un 2023 in cui tanti titoli sono riusciti anche a scardinare, cioè a uscire dai confini magari dei generi di appartenenza, cioè Alan Wake, Tears of the Kingdom, sono tutti prodotti esemplificativi di questa tendenza. E Jedi Survivor è rimasto in realtà molto molto classico, per me un bellissimo action Metroidvania 3D, Metroidvania nel senso dei backtracking e via dicendo, ok, giusto per capirci. Però, cioè, come fai di fronte a delle eccellenze se tu ti mantieni a un livello ottimale, chiamiamolo così, a brillare? Non lo fai. Per me semplicemente è un gioco di valore, ma come per rimanere in ambito Electronic Arts, è un gioco di valore remake di Dead Space uscito nell'anno sbagliato, cioè nel senso ha fatto il suo, più per esempio del remake di Dead Space, del quale si è smesso di parlare credo la settimana dopo. Sì. E anche però a differenza del remake di Dead Space che si è presentato sul mercato in condizioni valide, per me se vieni colpevolmente anche un po' sabotato dalle stesse condizioni con cui ti presenti tu, cioè, col gioco rotto, vaffanculo. Certo, per te. Sono d'accordo. Cioè, paghi anche quello scotto lì. Nintendo ci hanno fatto un po' il compitino. Secondo me neanche il compitino. Ci hanno fatto magari anche un compitone. Però in un anno in cui nella classe c'erano tre che poi avrebbero vinto il premio Nobel per la letteratura. Capisci? Cioè, tu puoi aver fatto il tema della vita, però. E poi magari però me lo consegni e c'ha pure anche delle storpiature perché ogni tanto si legge male che hai scritto con la penna che sbavava e allora va a cagare. Tu puoi aver scritto un libro della Madonna, ma se sei in classe con Vannacci come fai? Capisci? Cioè gli sei fottuto, ti va male, cosa devi fare? E comunque poi c'è anche un problema di sovraffollamento, perché c'è un problema di sovraffollamento. Sì. Cioè abbondantemente, qualcuno cita per esempio, a me dispiace di aver lasciato, guarda, uguale, l'ho citato recentissimamente, uguale, io voglio recuperarlo perché non gli ho proprio dato il tempo e l'attenzione che si meritava. Ma Remnant 2, che pure è un altro è vero, distinto, è, però come fai, cioè nel senso, cioè veramente tantissima roba, soprattutto nella seconda parte dell'anno non ci siamo fermati più. No. Però posso dire che ci stavo ripensando ieri. Blasphemous. Sì. No, c'è un sacco. Cioè, bellissimo. No. Che comunque ti ricordi quando dicevamo tipo a luglio, a maggio, minchia, a ottobre come si fa? Alla fine si è fatta. No, si è fatta. Si è fatta, ma ci ha aiutato. Ci sono un buccio di culo così, però si è fatta. Simo Sori, che ci ha dato una mano. Che ha fatto forza. Simo sì, ci ha dato una grande mano. Perché sì, se no, però comunque però l'abbiamo portata a casa. Cioè, l'abbiamo portata a casa. Per me l'abbiamo portata a casa ottimamente. Cioè, anche voglio dire, abbiamo fatto tutto per Spider-Man. Un sacco di contenuti, ma esatto. Cioè, minchia, Alan Wake. Cioè, se, dai, alla fine si è fatta facendo le corse e tutto, però sì. Ma io ti dirò, cioè, sì, per Alan ho fatto un po' le corse. Per Alan lo dicevo anche ieri. Mi sono sacrificato. Corse, è la prima volta da quando esiste Round 2 che ho sacrificato così tante notti di sonno, a parte in periodi come 3 o Games. Però lì sono una roba. No, che 5K easy, Antonio Sgara. Che 5K easy. Siamo neanche a 2000 abbonati. Cioè, gli abbonati, ragazzi, è perché noi non chiediamo, se ci avete la sub libera, se ci avete il Prime libero, punto esclamativo Prime.
E se ancora non siete abbonati, buttatele via quelle pubblicità. Abbonatevi a Round 2. Il progetto si sostiene perché ci siete voi, con gli abbonamenti. Ancora sono, restano la cosa prioritaria per portare avanti sta roba. Non ve ne dimenticate. Grazie. No, lo dico con onestà, perché è importante per noi. Il codice di Alan è arrivato tardi, vedo poche recensioni rispetto ad altri giochi, tardissimo, è arrivato venerdì sera alle 22:30, neanche per tutti, alcuni lo hanno ricevuto il lunedì. Ed era PC, per esempio. Stavo dicendo, esatto, alcuni l'hanno ricevuto il lunedì e, per esempio, la versione console, che è quella che ho giocato io l'ho giocata lunedì. Grazie Ati per il livello 1. Grazie, se considerate lunedì gioco, recensione il giovedì, dura 20 ore. Come minimo, tra l'altro è un gioco che comunque, per quanto lineare, non è che va proprio avanti col pilota automatico. Ci sono dei momenti in cui dici aspetta un attimo, devo capire. Secondo me, adesso ringraziamo tutti, la mappa come era in Control ogni tanto non è proprio chiarissima. No, io non sono d'accordo. No, per me sì. Vito, grazie per i 5 abbonamenti. Soprattutto regalati. Con Alan, grazie a Bozingas. A Luperon che ha regalato 5 abbonamenti, a Uomo del Monte che ci ha dato il Prime. Grazie. Dai, controllatelo sto Prime. Ci avete un Prime libero? Siete abbonati a Amazon Prime, a Prime Video? Destinate il Prime al canale di Round to Twitch. Grazie a Fauno Barbuto per i 2 mesi e grazie per gli abbonamenti, ragazzi. Sono veramente importanti per noi. Cioè, nel senso, è davvero il canale esiste perché ci siete voi. No, la mappa di Control secondo me con Alan in certi pezzi fa effetto mappa di Control. L'hotel fa mappa di Control molto, ma lì perché ti spappola la continuità, c'è una stanza che è al primo piano e poi esce il secondo. Ma quella cosa lì non è per me, se tu la vedi non è chiarissima, è per come già il gioco ti bombarda di suggestioni, sovraimpressioni, cose, cambia, entra la lampadina, Grazie Zach per i 5 cioè, mesi. Cioè ci sta che sei un po' No, però, un passaggio. Ok, però quel passaggio lì per me è da far notare che è un po'... E ripeto, questo lo dicevo nell'ottica del recensirlo in fretta. Ci sta. Che minchia. Ci metti un po' più di tempo. Grazie Batuffolo per il Prime. Grazie. Per chi chiedeva di Lucca, ragazzi, saremo a Lucca. Aspetta, fammi vedere una cosa. Anch'io scendo giovedì sera comunque. Possibile che io sia. No, ma voglio capire una cosa. Voglio capire se possiamo dire quella cosa che non so se è stata comunicata. Ci siamo il venerdì. Sì, ma esattamente dove? No, io non l'ho detto esattamente dove, ma ho detto infatti, che per l'ora di pranzo siamo lì. Alle 11. Abbiamo... Abbiamo due appuntamenti. Abbiamo uno alle 11 e mezzo, uno alle 4 e mezzo. Se volete seguirci in quegli appuntamenti, che poi vi diremo che cosa sono, vi faremo sapere. Se no, poi sostanzialmente da mezzogiorno fino alle 4 del venerdì saremo liberi e potrebbe essere il momento migliore per beccarci. Assolutamente. Io adoro quando bisogna ragionare sull'orientamento, controllo e metro per me sono ottimi esempi. E lì dipende un sacco anche dall'attitudine. Cioè, secondo me ad alcuni piace perdersi, altri lo detestano. Il punto secondo me è capire se il gioco voleva farti perdere volutamente e allora è una cosa e tu puoi anche non gradirlo, però sti cazzi, cioè se di design è ti volevo far perdere è una roba. Sì, tipo Uyoya, quell'horror Night, anche no, ma ancora di più quell'horror senza mappa che abbiamo citato nel podcast. Carrion. Sì, assolutamente. Cioè, lì è proprio by design, non c'è la mappa. No, non c'è la mappa, cazzi tuoi. Se invece quella roba, secondo me, magari non è del tutto voluta, insomma. Ati, sì, la sub è arrivata, grazie. Ti abbiamo anche ringraziato. Penso la mappa con cui abbia litigato di più sia quella di Star Wars Jedi. Grazie Malve per i 5 abbonamenti regalati. Grazie. E grazie a Strudel Dragon per il grazie. Prime. Grazie. Io col mio senso dell'orientamento mi perdo un po' altro pure a casa mia, pensa incontro. Dipende un sacco. Comunque io sono convinto, grazie a Ganzotin, che tipo in Control sia un pochino voluta, nel senso che la Oldest House è proprio... Un labirinto, cioè, quindi sì. Anche se secondo me
c'è una fase in cui... Cioè, è evoluta, all'inizio, soprattutto, quando la mappa comunque ce l'hai lì, sovraimpressa, a schermo, e ti dice dove andare, loro volevano darti, secondo me, la sensazione di spaesamento in un dedalo di robe tutte simili, l'ufficio, al tempo stesso volevano un po' darti la guida per uscirne, e quella guida non è chiara, non è, e invece quella guida voleva essere chiara. Sì, sono d'accordo. Oh, fra l'altro, cazzo, è vero, in controllo la mappa era in sovraimpressione. Sì. Figa. Sì, sì. Ma guarda che quella dell'hotel di Alan è palesemente, si vede che l'hanno fatta gli stessi, con i pregi e i difetti, nel senso che secondo me è impostata uguale, voleva essere chiara e non lo è del tutto. Poi quella di controllo era pure sovraimpressa, quindi doveva essere ulteriormente una guida, invece falliva abbastanza. Sì, però capisci che lì, cioè, io capisco anche la difficoltà nel renderla chiara nel momento in cui da un piano vai fino al sesto, da quell'altro vai primo al secondo. Quindi quando crei un ambiente che spacca le regole classiche, perché entri in un piano, esci dall'altra porta, non solo, entri fra lì veramente con il gioco della luce che ti altera il valore di una stanza, è molto pasticciato, molto difficile da gestire. Sono d'accordo, sono d'accordo. Però è uno spunto da tenere presente, anche, ripeto, se si considera il poco tempo che si è avuto a disposizione. Quindi figurati. Sì, sì, sì. Per me comunque periodo forse parassurdo, anche peggio di ottobre, dove comunque ci siamo anche divisi le cose, ci hanno aiutato, per me è stato peggio ad agosto. Cioè agosto con Baldur's che io esce sono Groot, grazie per il 18. Vabbè, c'era una fiera. Baldur's, la fiera, Armored Core, Blasphemous completamente saltato. Cioè, lì era veramente ingestibile. Però era perché c'era la fiera. Se non fossi andato alla fiera, avresti fatto si faceva, tutto. Sì. Ma largamente. Si faceva. Sì. Starfield è arrivato in ritardo, però sì, c'era assolutamente anche quello. No, ma infatti per me è stato quello il momento più, diciamo, delicato. Adesso paradossalmente, ragazzi, cioè, secondo me ci aspettano 2 mesi di recuperi, però. Anche di più, forse. Cioè, a novembre c'è Mario RPG. Sì. Adesso c'è Juzan, che manca. Sì, vabbè, però Juzan è un indie, cioè te lo fai. No, però dico, cioè, comunque è un altro gioco a cui secondo me ci sta a dedicare attenzione. Sì. È vero, arriva Avatar. Avatar arriva a inizio di dicembre. Sì, quindi sì. Talos. Talos l'ho richiesto. Vediamo se ce lo mandano quelle merdine. Ma sì, dai. Wilmot's Warehouse adesso, dai, hai fatto una maratona di 8 ore. Vito, allora facciamo così, Vito. Vieni su e lo giochi tu. Ti lasciamo il divano. Ti portiamo anche il cibo. No, ti intervisto mentre lo giochi. Tu ci racconti perché è bello questo gioco, perché ti ha così tanto colpito, proviamo ad affrontare in maniera psicanalitica questo problema con i giochi di lavoro, eccetera, eccetera. Dai, Vito, fatemi vedere. Facciamolo succedere. Tra l'altro, lo posso credo dire, non tutto, ma... aspettatevi novità belle prossimamente per una cosa che stiamo organizzando. Entro, secondo me, una decina di giorni vi potremo far sapere, e lì teaseremo il giusto, perché là sì che dovete stare col dito puntato sul mouse per accaparrarvi una cosa. Se siete di Milano anche di fuori, se avete voglia di venire, fare un salto così, ecco, all'ombra della Madunin. Là poi vi faremo sapere e ci saranno cose belle, sorprese. State calmi che stiamo lavorando a una cosa importante. Una roba bella, una roba molto bella, e un unicum per ora nella storia di Round 2. Succede, calmi. Spero che non ci siano dei vostri cartonati in un cinema. No, non ci saranno i nostri cartonati in un cinema. Comunque i cartonati nel cinema ci sono solo dalle 20 in poi. Cioè, perché anche quando ho visto la storia, no, ma aspetta, in che senso? Stiamo parlando dell'iniziativa di Sabaku e Michele che giocano a Bloodborne al cinema, che secondo me è una figata. Cioè, è proprio bellissima come idea, come setup, come cosa. Certo, nel momento in cui giocano loro non sono lì, perché poi se ne vanno, forse quello è un po' un peccato, però
magari ci sono, no, stavo dicendo, no, cioè, poi magari ci sono anche pure delle questioni logistiche che magari, secondo me, non solo logistiche, anche di, come posso dire, continuità espressiva, nel senso che farlo in un cinema non ha lo stesso effetto che loro vogliono dare a quella RAM, certo, no? Perché è bello che siano anche separati, che siano, insomma, che si guidino a distanza, certo, e quindi insomma ci sta. Vabbè, comunque per me la parte di incontro con la community che fanno prima sarà quello che spingerà le persone ad andare al cinema. Hanno detto per questioni tecniche soprattutto, ma sì, me lo immagino, Andre, cioè, devo giocare a una roba, dovevi fare i Perry al cinema, cioè, adesso va bene tutto. Pensavo che il periodo più pesante fosse stato giugno tra Street Fighter, Diablo, Summer Game Fest e Final Fantasy. Eh beh, Tati, anche quello lì è stato sicuramente importante. Secondo me la differenza grossa l'ha fatta che lì era maggio, è iniziato a maggio ed è iniziato con, se vuoi, anche un po' di entusiasmo forte, cioè all'inizio dell'anno c'era stato il compleanno di Round 2, abbiamo fatto un sacco di cose belle, cioè comunque il viaggio a Los Angeles di Gaza, cioè cazzo, cioè, sei super con le batterie a mille. Ad agosto, che quella roba è già successa, magari ci sono stati un po' di casini, di cazzi, sei un po' più stanchino, mettiamola così. Però sicuramente quel momento lì per me si piazza secondo, cioè è davanti a ottobre, ecco. Allora, fatemi capire se riesco a... Final Fantasy XVI lo sto finendo molto lentamente, non mi ha preso ma nemmeno mi annoia. Secondo voi cosa ha lasciato alla fine? Secondo me il Nico, forse la sensazione di un po' di occasione sprecata, e in generale meno del previsto. Ha lasciato meno del previsto, secondo me, purtroppo un po' in tutti quella i sensi, posso. Nel senso che secondo me la storia non si è dimostrata particolarmente memorabile, i suoi protagonisti nemmeno, il sistema di combattimento alla faccia di quello che diceva Ryota Suzuki, la cosa più bella che ho mai fatto, è, io non credo che nessuno se lo ricorderà come la cosa più bella che ha mai fatto, anche perché forse lo poteva diventare in potenziale, e sottolineo comunque forse, di fatto quello che c'è nel gioco non lo è mai, perché per me resta uno spammino più MMO che altro. E sai che veramente Guido fa la battuta, ma sai che per me la roba che più ha lasciato è para para pa pa para para pa pa para cioè la battuta, ma è vero, secondo me è così. Poi io diffido un po' adesso dalla tendenza che secondo me si è avvertita e fa abbastanza ridere. Non mi ricordo con chi ne parlavo. Ah sì, ne parlavo con Pasta. E siamo passati da... Allora, deve uscire Final Fantasy. Parli di Final Fantasy che sembra la figata del secolo. Mi ricordo appunto uguale. Può potenzialmente essere il più bel Final Fantasy sempre. Spoiler, non credo che lo sia stato. Sì, però abbi pazienza, si capiva anche dalle preview, eh. No, no, aspetta, no, sto dicendo prima delle preview, okay, cioè okay. Quando, sì, sì, quando sì, l'avevamo ancora provato. Sì, sì, sì. Forse fino a quando tu sei andato a vederlo a Londra, con quel pezzo super sì, controllato, sì, 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 sì. Là poteva veramente certo, essere certo. Il più bel Final Fantasy sempre. E a Londra hanno fatto vedere quello, ripeto, che secondo me è uno degli apici del assolutamente. Gioco. Assolutamente, e in generale dire minchia, questo veramente sbraca tutto, cioè sembra proprio next gen in tutto. Quindi lì era in una condizione perfetta, presentato benissimo eccetera, e in cui tra l'altro tutti erano più o meno concordi, forse solo i fan super legati alla formula vecchia erano più titubanti, ma della serie però ci intravedo cosa stanno facendo. Poi sì, magari sì, sono sì, spaventato, un po' confuso, sì, sì, però non posso dirgli troppo. Quando l'abbiamo provato e avevamo trasferito alcune delle riserve, sembrava che avessimo citofonato alle persone per dirgli che c'era la mamma puttana. Che peraltro non è che avevamo detto, raga, è un disastro. Avevamo fatto notare
alcune sbavature, alcune cose che ci avevano convinto un po' meno. Cioè, io mi ricordo l'avevo definito un po' controverso, eccetera. E lì guai, cioè, se facevi presente delle riserve, veramente ti minacciavano la famiglia. Ok? Poi il gioco viene pubblicato. E secondo me quello che succede, e che è, lo trovo sbagliato proprio, è che per reazione opposta, tra l'altro probabilmente gli stessi che ti avevano insultato in quel modo, ne parlano 100 volte peggio di come ne abbiamo parlato noi. E secondo me facendo proprio un errore, nel senso che poi non è che è tutto da buttare. Perché invece per me, per una fascia di pubblico, è diventato... l'emblema però, del disastro. Però capisci che per quella fascia di pubblico, dai, che secondo me è una fascia di pubblico molto focalizzata anche, diciamo, sul gameplay, ok? Cioè sul valore del gameplay. Valore del gameplay action, valore del gameplay RPG, ok? Però valore del gameplay. E per quella fascia di pubblico lì, cioè ci sta che tutte le componenti, anche bellissime narrative, di sceneggiatura e via dicendo, che poi... per me, secondo anche lì ci sono delle oscillazioni, però non abbiano, diciamo, cioè non risuonino con quel pubblico. Cioè il Final Fantasy, al di là del cambio, no, fra RPG a turni o ibrido e action, è sempre stato un gioco che comunque, cioè una serie che comunque si è basata su un gameplay partecipativo. E qui non c'hai un gameplay partecipativo né dalla fase action né tantomeno dalla fase RPG, che non esiste. E secondo me, il pubblico è rimasto molto scottato. Cioè Vito dice: io l'ho proprio odiato, nel complesso persino meglio Hogwarts. Cioè, perché di fatto in quel gioco lì, è proprio, non c'è gameplay che ti richiede, come ti posso dire, una... in maniera particolare, sì, un approfondimento vero. No, per me l'unica cosa su cui però è proprio, cioè, lo puoi mettere al muro e gli puoi dare solo schiaffi, è la parte RPG, che è una presa per il culo totale. È una presa per il culo. Cioè, quella roba non esiste, sono dei menu che si autoaggiornano e va avanti e ti dice che c'è, per giusto per darti il contentino. Sì, ma la parte non c'è. Cioè, sì, non c'è. Quella parte è, cioè, ma è zero. No, è finto, però, è un set. Quella roba non c'è. Capisci che anche quando gli dai, quando mi dici ok, una svolta action, fermo restando che pure neppure la svolta action secondo me è riuscita pienamente, perché non è un bel gameplay action, però va bene cambiare, ma tutti si aspettavano che un filino di quella parte ci fosse, anche sì, perché sì. Il paradosso, no, perché è che loro siamo... a schermo te la mettono, ma siamo anche in un cazzo di momento storico in cui è pure prezzemolina, sì, la parte RPG, cioè te la metterebbero, oh, anche, ma guarda Spider-Man, cioè, capisci? Cioè, è pure prezzemolina, guarda il passaggio fra il primo God of War e il secondo God of War, sì, sì, c'è un ampliamento di quelle meccaniche light RPG che diventano mild RPG, capisci? Sì, sì, sì. E in un gioco che va bene action, ma nella macro categoria degli RPG c'è sempre stato, te la automatizzano o te la annullano, diventa un pochino, insomma, problematico secondo me per un pubblico, paradossalmente proprio per quel pubblico che prima lo difendeva a spada tratta. Sì, sì, ma infatti per me la cosa, cioè, assurda è questa ambivalenza di opinione, spesso nelle stesse persone, tale per cui prima era l'oggetto da difendere, da proteggere con la stessa vita, sì, guai, sì, a far notare, no, che è brutto, che aveva delle incongruenze, dei problemi, dei piccoli, cioè dei difetti in generale. Sì, sì, sì. E poi è diventato guai a parlarne bene. Cioè, minchia, non lo so, boh. Però Marco, io ti dico proprio tutta la verità, cioè nel senso, io se mi dicessero ti metti a rigiocare Final Fantasy XVI, no, ma io gli dico no, ma non solo, attenzione, no, ma nemmeno skippando le cutscene. È questo che voglio dire. Ma per forza, perché la parte di nuovo, torniamo al punto che il noccio della questione per cui ci hanno rotto così tanti coglioni, quel sistema di combattimento lì è come se con mi dai degli ingredienti della Madonna e cucino io. Viene una merda, cioè nel senso che alla fine gli ingredienti sono buonissimi, ma di certo non gli rendo omaggio, cioè li appiccico sul muro e ci cago sopra,
Poi erano buoni, cazzo, erano buoni, il tartufo, l'uovo di dodo, ho capito, ho fatto il latte con i Kellogg's, e dici, vabbè, però dai, non è male, non è male, ma sarà buono, cioè, dalli in mano ad uno chef che ti fa una cosa spettacolare, che no, cazzo. No, ma sono d'accordo, però capisci che secondo me è un problema, perché, per esempio, Final Fantasy XV, con tutte le sue problematiche, però se oggi mi dicessero, ok, te lo rifai... non sono la persona che si mette a rifare i giochi, però se mi chiedessero ti rifai il 15 o ti rifai il 16, ma io mi rifaccio il 15 tutta la vita, almeno vado un po' in giro, almeno faccio una crescita del personaggio, cioè il 16 non c'è un singolo motivo, una volta che l'ho giocato e che ho preso quella storia, anche se mi è piaciuta, ok, e a me è piaciuta con riserve, ma anche se mi è piaciuta è la storia più bella del mondo, ma non c'è un singolo motivo per rimettermi e rifarlo. Boh, non lo so, per me, ripeto, il paradosso vero è che sbaglia, cioè con pochi cambiamenti il 16, cioè per me bastava mettergli il sistema da action vero coi voti, e se spammo lo stesso tasto vengo penalizzato, mettimi quella roba e intanto allora lì probabilmente sì che skippando le cutscene secondo me si poteva pensare di giocare. Ma per non me. Sto dicendo che è il miglior Final Fantasy di sempre, sto dicendo che almeno c'è una partecipazione diversa nel gioco. Nel 16, abbiate pazienza, ma io non mi sento minimamente avvinto o trascinato o alle volte nemmeno minimamente attivo, ok? Che devo fare? Affermazione divisiva. Ma no, ma non è vero che non me lo ricordo minimamente. Non è vero che non me lo ricordo minimamente. Ma il 15, allora, a parte che fino allo scontro con Leviathan è comunque un bel gioco, poi dopo succedono delle robe e si rompe totalmente. Totalmente si rompe nella sceneggiatura, c'è i buchi e via dicendo. Ok, però cazzo, almeno giochi. Io in Final Fantasy 16 ho avuto, per larga parte dell'esperienza di gioco, l'idea di non giocare, di spostarmi da un punto A a un punto B e di fare degli scontri che, salvo le battaglie con gli Eikon, poi erano tutti uguali. Ho capito, ma se è un gioco che dura, adesso non me lo ricordo, 40 ore, e gli scontri con gli Eikon complessivamente saranno un'ora e mezzo di scontri con Eikon, cazzo, ce n'ho altre 38 in cui non gioco e non cresce il personaggio perché va in automatico e non devo fare crafting perché basta creare l'ultima arma che è quella legata all'ultimo Eikon che hai sconfitto. Io non lo so perché non ci ho giocato, quindi su questo il paragone non posso proprio dire nulla. Giorno Fossa e Marco, credo di conoscere. Ah, è tornato Dan, che è scomparso per 2 mesi dopo che l'hai mandato a fanculo. È tornato. Lo rimando. No. Chiedi. Giorno Fossa e Marco, credo di conoscere già la risposta, ma ci provo. È possibile una live in cui parlate più nel dettaglio di Spider-Man per quanto riguarda twist di trama e di gameplay come avete fatto con Ragnarok? Damiano, non è in programma. Questa live secondo me sarebbe bello farla, non tanto noi, cioè anche noi, non è che la faccio, io vado al cinema, farla con qualcuno che è competente di fumetti, cioè se vuole magari intervenire... Cap Comics, lo vogliamo fare con Cap Comics, con Tiziano, cioè approfondire un po' ci starebbe. Sì, anche perché però io non ho le competenze, no, c'è bisogno di qualcun altro. No, perché... no, c'è uno che ti dice guarda, quello è il personaggio, è chiaro, lì si è visto in quel caso. Totalmente, no, perché si può anche parlare della trama, però diciamo che non è che ci sono, cioè la trama non è che va interpretata. Paradossalmente su Control su Alan Wake 2 si può fare, su Spider-Man la racconti, magari racconti se funziona un colpo di scena o via dicendo, però grazie è molto più bello a Spock per i 12. È molto più bello se c'è qualcuno che invece entra più nel dettaglio, no? Ma poi dobbiamo anche chiarire questo problema qua di Lizard. O con Jay Tanz. Questo problema di Lizard, l'epilogo triste, esatto, ci ha abbandonato. (Ride)
Comunque l'ho detto, potremmo farla con Cap Comics e Jay Taz, cioè la potremmo fare con lui. Se Gwen esce la Play, se, tra l'altro, se, ragazzi, se, io se, non ho capito, ma se. Questa roba di Gwen esce la Play è diventata cosa, cioè, ma anche ieri c'è, cioè, qualcuno mi ha scritto: ah, complimenti per la recensione di Alan Wake. Fra l'altro, ti devo fare un'altra domanda. Scusa, non ti disturbo, ma Gwen alla fine esce la Play. Tutti. A volte succede. Bello, ma perché poi cioè, ci teneva un sacco quella risposta, il tizio continua a spammarla. Sì, ma qua esce la play. Vabbè. E va, io bene. Ho risposto, secondo me un po' la fa desiderare, ma poi alla fine la esce. esce la play pro. Wow! Capito, così facciamo anche un po' di clickbait. La esce, ma solo la pro. È così. No, comunque vediamo. Io... Allora, mi è venuta in mente un'idea adesso, me la sono scritta, poi dobbiamo vedere di approfondire per una cosa. Cioè, sicuramente anche nell'ottica, vedremo poi quali saranno i giochi candidati ai The Game Awards, perché nel frattempo bisogna richiamare Walone, prenderlo per un orecchio, dirgli: ascolta, vieni qua, rifacciamo tutta la chiacchiera, perché uno, Mario entra al 100% nel novero dei sei finalisti, e dopo le votazioni di ieri... Pure all'85% ci sta dentro, sì, anche Alan Wake, tutto da rifare. Ci sta a fare degli approfondimenti, secondo me, anche un po' monografici sui vari giochi, magari durante l'appuntamento dei TGA. Io vi dico anche una cosa, non l'ho detto neanche ancora a te, lo dico, loro forse lo sanno. Zoltar vuol venire a fare una live sulla parte, diciamo, D&D di Baldur's Gate. Totally. E secondo me la potremmo fare. Se noi diciamo che quando ci saranno i TGA facciamo un approfondimento su ognuno dei giochi prima o durante, quella volta lì viene e fa l'approfondimento. Sto su per D&D chiamare la maratona. Zoltar. Che senso? Non è, sono i TGA. Ne chiamo un'altra quando escono le nomination a novembre. Ah, e facciamo lì. Lì, quando escono le nomination, e facciamo, allora, quella di Spider-Man con Tiziano. Spegni un attimo. Ti dico un'idea che mi è venuta adesso. Spegni un attimo. Sai che cosa potremmo... No, spegni. Non hai spegni. Va bene. O no? Totalmente. Vabbè, cosa mi è venuta in mente così in diretta. Vediamo. Per le prossime volte vi consiglierei di tenere vicino degli elmi medievali per coprire bene la bocca. Crocodillo, tu fai la battuta, ma sai che Plastibu, il tipo che ha fatto Vermis, va in giro, non è una battuta, con un elmo medievale, vero, non credo del medievo, però un elmo di metallo, ok, integrale, lo mette nella valigia quando viaggia, infatti lo fermano sempre in aeroporto, deve spiegare, e quando praticamente va alle convention e vogliono fargli le foto, lui si mette l'elmo e ti fai un selfie con lui con l'elmo, perché non vuol farsi vedere in faccia. Pappagallo dice... Non scherzare, c'è gente che lo fa. Se non sapete chi viene nominato, come fate a organizzare? Vabbè, ma le nomination, cioè, credo che... Insomma, si possa prendere come nomination allargate non solo quelle per il gioco dell'anno, ma anche, insomma, più in generale, quelle che ci saranno sicuramente
alcuni titoli è inevitabile che almeno nelle categorie di genere ci finiscano, cioè dai. Per esempio, no, ma davvero, per quando escono le nomination, si potrebbe fare che una maratona. 17 novembre. Ok, una maratona con, per esempio, Emilio Cozzi che viene e parla di NASA per Starfield. O Adrian Fartad. E parla di NASA Punk. Ema che viene, o Jay Taz che viene per Spider-Man. Yes, Zoltar per Baldur's Gate. Zoltar per Baldur's Gate. Magari lì potrebbe anche essere, si potrebbe fare qualcosa per Alan Wake. C'è di Mario. Analisi della c'è Mario. Disse... signor Mario. Chiamiamo Mario a caso. So, Babic che si parlava di robe super interessanti l'altro giorno. Sì, certo, sarebbe bello. Che parla un pochino di design, bello. Via dicendo. Sarebbe bello. Il dottor Clemente per Mario. Per rivederlo, poverino, solo per rivedere la chart, non so, così per rivederlo. No, però sì, facciamolo. Va bene, bello, molto bello. Yes. Che mal di testa, perché c'ho queste idee. facciamolo. La settimana dopo, però, perché... Beh, sì, anche perché dobbiamo sapere chi è che sono i candidati. Cioè, quando li annunciano, dopo l'annuncio, facciamo questa cosa. Va bene. Dai, va bene. Facciamolo. 12 ore, però. E la Madonna. 12 ore servono. 6 giochi, sì. 6 ore solo di 6 giochi. 12 ore servono. Una 10-12 ore, cioè. Sì, più o meno. Sì, dai, dalle 10 alle 10. Make sense. Sì. Per Alan Wake, benedetta del mondo di Agatha, che solo chi segue la zanzara sa chi è, e secondo me sarebbe perfetta, tra l'altro, una bella scelta purpura. Non so che è cazzo una tipa che crede in tutto. Tu immaginati un complotto, ci crede, ed è vero. E c'è tutti i collegamenti astrali, portali interdimensionali, tu non ce lo dicono. Personaggio incredibile. Fermi. Allora, ma se noi stampassimo i fogli, tipo i documenti del Bureau of Control, le dicessimo che abbiamo scoperto che c'è un Bureau of Control che supervisiona... Fossa, non hai capito, cioè... era un'anticipa. Descriveva la c'è una che ha chiamato e ha detto: in realtà le piramidi non sono quello che servono, eh? E ha detto: ma scusi, ma è la trama di Stargate? E lei ha detto: no, cioè, se è, allora l'hanno fatto apposta per farti wink, così te lo stiamo dicendo, ma non te lo stiamo dicendo. Tu si vede che non frequenti bene le pagine giuste su Twitter. C'è gente che sostiene, soprattutto complottisti americani, che sostanzialmente hide in plain sight, cioè mostra le cose che sono nascoste, perché tipo per una legge filosofica loro non possono esattamente nascondere tutto, ma alcune cose te le devono dire. Ok, quindi il simbolo degli illuminati c'è sul dollaro, perché ce l'hai in mano sempre, è lì. Ok, quindi io te l'ho detto, per dei patti stretti con entità interdimensionali, puttanate del genere, loro le devono dire in qualche maniera interdimensionale. E quindi, cioè, tipo, io l'ho detto, contratto con... esatto, io lo devo dire, lo dico nel modo giusto, e quindi che te l'ho detto, e quindi te lo vale. Quindi è facilissimo far credere o pensare a certa gente che quella roba è vera e te la stanno dicendo così te la mettono come videogioco per fartelo accettare, ma ovviamente è tutto vero. Ecco, è così, cioè, è proprio... E il dramma è che ovviamente sono seri. È tutto perfetto. Tra l'altro, Angela per spiegarci Cocoon. Io non ho mai fatto vedere una cosa che è successa. Devo far vedere una... perché ci sei nell'apoteosi. La devo far sentire. Sì, la devo far sentire. Devo far sentire. Aspetta, dove me l'hai mandata? È qua. Falla dopo sentire. Lo faccio vedere anche. Questo succede grazie al signor Trex. Che non sta caricando? Aspetta. Un attimo. Ci arrivo. Datemi solo un secondo, perché non la sta caricando da lì. La vado a recuperare. Ciao Marco e Fossa. Tanti saluti. Ciao.
ok. Questo l'ha fatto il signor Trex. Trex l'aveva fatto tipo un sacco di tempo fa. Trex, me l'ha mandato un venerdì, poi mi, cioè, è successo un casino. Purtroppo, però, io avrei voluto, insomma, che si rivolgesse a me dicendo bello fisico. Però. non te lo sei meritato. Ma come me lo sono meritato? non si vede, cioè, che non te lo sei meritato. Stai calmo. Mettete il visto su cose da fare prima di morire. No, sì, è stato un grande, è stato un grande. Si può chiudere il canale e andare a godersi la fama e il potere ottenuto. Angela potrebbe venirci a parlare di Black Myth Wukong. Vabbè. Va bene, va bene. Angela ci vede lungo. No, ma se mal di testa stacca, cioè, nel senso, la posso continuare io live tranquillo fra. È arrivato anche questo, quindi girale alla Ottimo, ottimo, okay. Benissimo, benissimo, va bene, perfetto, poi lo facciamo. Andate al bazar della signora. 10 minuti stacco, torno quando si è alzata a cala. Tranquillo, ma anche fra, se anche non vuoi, no, tranquillo. Andate al bazar della signora a comprare periferiche da gaming, sì, sì, anche di là, sì, sì, di là, nell'armadietto. Non sforzarsi, no, dai, poverino. Va bene, no, però comunque grazie anche al buon Trex per questa roba che mi ha fatto stra ridere. Tra l'altro mi diceva che l'hanno dovuta chiamare la signora Angela, non so dove fosse, poi però è stata gentile. Secondo voi Starfield ci entra tra i 6 dopo le ultime uscite? Io non ne sono così sicuro. Per me non entra assolutamente, Tati. No. Per me non entra. Guarda. Zelda, Baldur's, Mario e Spider-Man, questi quattro qua sono sicuri al 100%. Edgar, ha visto un insetto, Edgar. Questi quattro qua sicuri. Alan rischia e poi non lo so. E poi non lo so. Come Zelda, no, l'ho detto per primo. Zelda, Baldur's, Mario, Spider-Man e forse Alan Wake. Questi qua, questi cinque, questi, i primi quattro secondo me sono sicuri. Alan lo lascio con un po' di dubbio, però non lo so, non lo so. Doppio Nintendo, oh, sti cazzi, cioè, se sono due giochi di valore, cioè, se sono due giochi di valore, ci sono due giochi di valore, ci mancherebbe. E secondo me, esatto, il sesto per me è quota indie e per me ci finisce, io spero ci finisca Cocoon. E no, Pikmin no, Pikmin no, per me ci deve stare Cocoon lì e fine, ciao. Con naturalmente non è che tutto quello che non c'è sta fuori, però in generale ci sono un sacco di uscite pazzesche quest'anno e quindi finisce così. Marco, lo facciamo il pendolino come il fu Maurizio. Grande. Oh, Zoltar, ti abbiamo evocato prima, Ti abbiamo evocato prima. Si fa una live, quella che ti dicevamo di Alan. Si fa, probabilmente la facciamo quando annunciano fine novembre. Fine novembre, una roba del genere. Tra l'altro Fossa ha fatto il brillante. Adesso che penso al calendario, facciamo una live di 12 ore. Dopo metà settimana è la settimana dopo c'è la Games Week. Vabbè, vediamo. Buongiorno ragazzi, ho appena finito di montare la nuova build che mi ha dilaniato il portafoglio. Avendo acquistato una 4080 Nvidia, mi ha regalato Alan Wake 2. Ho letto i pareri sull'aspetto tecnico e non vedo l'ora di poterci mettere le mani. Dite se è un bel vedere su PC. Bug importanti non ancora corretti. Horus, non è che è un bel vedere su PC. Con il setup che ti sei fatto tu è oggi il miglior gioco dal punto di vista tecnico della messa a schermo che esiste. Cioè, se tu mi dici io umano voglio giocare al miglior videogioco che spinge oggi, gioca Alan Wake con il tuo setup, punto, non c'è niente di meglio, niente di meglio. Sì, raga, meglio di Cyberpunk, ma scherzi. Cyberpunk c'ha 3 anni, ragazzi, al di là di tutto. Sì, sì, meglio di Cyberpunk. Sì. Fanno anche delle cose diverse, Cioè, nel senso che là c'è un open world, però
per me non c'è paragone, ma è anche normale che sia così. Cioè, ripeto, uno viene pubblicato oggi, l'altro è stato pubblicato 3 anni fa, però secondo me il top di quello che fa Alan Wake è più spinto del top di quello che fa Cyberpunk, al netto di alcune cose che non sono perfette, eh. Cioè, lo dicevamo anche nella video recensione, per esempio, secondo me sul performance capture sono su dei livelli, diciamo, tra il buono e l'ottimo, ma non celestiali, ecco. Cioè, però sicuramente godrai parecchio. Sui bug non lo so, sono usciti diversi aggiornamenti, uno oggi in teoria che dovrebbe risolvere alcuni dei problemi in cui siamo incappati anche noi. E non è un'esperienza ottimizzata stile Nintendo, però si fa, ecco, più o meno. Sì, ma Cyberpunk con il nuovo RT Overdrive post aggiornamento di settembre è un gioco nuovo. No, per carità. Però, Matti, eredita anche un sacco di cose di un gioco vecchio, cioè, per carità. Nel senso, lo hanno tirato a lucido? Bene, però secondo me, per quanto poi la parte artistica sia fuori scala in Cyberpunk, il retaggio di certe cose lo vedi che è di un gioco... Cioè, se lo rifacessero oggi, da zero... Cioè, se l'avessero rifatto per pubblicarlo da zero oggi, sarebbe ancora più spinto di così. E in questo senso, secondo me, Alan Wake 2, che tra l'altro è una produzione comunque molto più piccola di quella di CD Projekt, e però spinge un sacco, insomma. Comunque Alan Wake 2 solo su Epic è follia, è Purpura, è una condizione particolare, è una condizione particolare. Però considera che Epic ci ha veramente messo del suo. Se vai a vedere anche i tweet, c'è Thomas Pua che si è scatenato nelle ultime 24 ore di Remedy, ha fatto 100.000 tweet ringraziando, facendo molto, anche mettendo molto in campo, diciamo, se stesso, svelando un po' di dietro le quinte, facendo presente quanta emozione c'è in questo momento. Cioè, si vede che uno che si è fatto un culo tanto e adesso si gode il meritato riscontro. Lui lo dice che Epic ha avuto un supporto incredibile su più piani per loro. Cioè, hanno avuto gli hanno dato una grossa mano a livello di possibilità nella direzione creativa, hanno dato una mano col marketing, sono stati a quanto pare molto sul pezzo, mettiamola così, durante lo sviluppo e proprio in termini di publishing, in termini di questioni operative. E secondo me lì vuol dire tanto. Poi può essere una scelta addirittura quasi apertamente anticommerciale, lo è per una certa fetta di pubblico, e soprattutto far fuori Steam come opzione su PC è problematica. Però, cioè, se loro gli basta, cioè, se il supporto che hanno avuto è ok, hanno avuto le garanzie economiche giuste, quello è. Ti è piaciuto di più Alan Wake 2 o Resident Evil 4 se l'hai giocato? Non ho giocato tutto Resident Evil 4. Allora, io faccio un grande distinguo tra Resident Evil 4 e Resident Evil 4 Remake. Sono sincero. Dirò una roba un po' impopolare, adesso qualcuno si incazza, ma non mi interessa. Pierona, guardala qua. Ciao Pierona. Per me Resident Evil 4 all'epoca è un gioco da 11 su 10. Cioè, è una cosa che mi ha abbastanza cambiato la vita. È una roba di quelle che erano fuori scala. Resident Evil 4 Remake è un lavoro fatto splendidamente, però onestamente a me, forse per certi versi, me l'ha pure fatto un po' scendere, nel senso che era troppo più potente, più fresco, più epocale allora. Cioè, se devo scegliere, molto di più per me merita Resident Evil 2 Remake. Cioè, io tra Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 4 Remake prendo sempre il 2.
Il 4 per me, per quanto sia fatto bene, mi ha messo in, mi ha sbattuto in faccia con violenza tante delle storture, delle incongruenze, delle robe veramente genuinamente trash che il gioco si porta dietro, che secondo me all'epoca non vedevo, un po' attenebrato dalla situazione, il momento, eh. Oggi attenzione, mai un gioco brutto, eh. Cioè, anzi, è una roba spettacolare. È che secondo me il problema sta proprio a monte, cioè è Resident Evil 4 che secondo me è invecchiato non così tanto bene, proprio in assoluto. E invece l'operazione che hanno fatto sul 2 di cambiarlo tantissimo e di essere fedele al passato ma anche super attuale, pensate solo al lavoro fatto sulla telecamera, è cazzo. Non lo so, boh. Io Resident Evil 4 non ce lo metterei, per esempio, tra i giochi, tra i 6 finalisti, ma tipo mai. Per me no. Ne dico un'altra più controversa ancora. Cioè, a me è piaciuto di più, se devo scegliere, io prendo Dead Space Remake rispetto a Resident Evil 4 Remake, perché per me il Dead Space originale è invecchiato meglio di Resident Evil 4, perché per me è proprio più, è rimasto più attuale, è rimasto, cioè mi piace di più da giocare oggi, onestamente. Il 4, Resident Evil 4 c'ha troppe storture, troppe lungaggini, troppe stronzate, boh, non lo so. Con questo non mi azzarderei mai a dire, ripeto, che sia un brutto gioco, che non mi sia piaciuto in senso lato, eh. Però secondo me Resident Evil 4 è tanto 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 figlio del suo tempo, mettiamola così. Vediamo cosa succederà. Per me è tutto il contrario, Marco, per me migliora ancora di più l'originale, aggiustando anche delle parti che nell'originale non funzionavano così tanto. Non lo so, Tati, ti faccio un esempio proprio super esplicito. Piccolo spoilerino, sto sul vago, non ve lo rovino. Il pezzo della casa, ok? Quando sei asserragliato e ti chiudi dentro. Cioè, io mi ricordo quella roba, all'epoca, ero su Game Network, tra l'altro. Cioè, quando ho visto quella roba, penso che mi sia, esploso il pipo. Cioè, all'epoca era una roba fuori di testa, anche solo che spostavi i mobili, facevi la cosa, ti asserragliavi, sentivi questi che, oddio, sono sotto, mi stanno entrando da sopra, cioè era potentissima quella roba. Oggi mi dispiace, ma non mi ha niente, non c'è nessun elemento di quel gioco che mi ha dato neanche un decimo di quelle vibrazioni lì. Ma perché ci sta, cioè, ragazzi, quando parli di una roba così seminale, così capace di cambiare il paradigma, così unica, è ovvio che quell'effetto lì lo fa una volta sola. Cioè, ma è come rigiocare oggi Mario 64. Cioè, è spettacolare comunque, lo vedi che c'ha uno spunto speciale, però quell'effetto là è la prima volta ed è allora che se lo fa, arriva e sconvolge così profondamente lo scenario, il mercato, tutto, e beh, lì cambia tutto. Esatto, è un altro tipo di emozione. Onestamente, avendolo giocato e vissuto all'epoca, essendo impazzito, io ho la copia firmata da Kobayashi, che è il producer che era venuto in Italia, copia GameCube americana firmata da Kobayashi, cioè Non c'è nessun ammodernamento tecnico che mi può dare quell'emozione lì. È solo questo il discorso. Esatto, sono innovazioni travolgenti legate a quello che succede nel periodo d'uscita. È quello, Phase. È proprio quello. Marco, considerando le nuove uscite di quest'anno, in particolare di ottobre, il tuo gioco della generazione è rimasto ancora a Returnal o per te è stato detronato da qualcuno? No, per me è Returnal. Per me resta Returnal.
Allora, mi piacerebbe anche poterci vaffanculo giocare ancora, perché sono rimasto fermo alla metà dell'atto 2. Cioè, io Baldur's Gate 3 sono impazzito, lo sapete, e voglio giocarci ancora. Però io Returnal lo considero, cioè lo metto come esclusiva. Per me Baldur's Gate 3 è un gioco che, tra l'altro, cioè, è un gioco PC. Su console si può giocare, ma cioè, si gioca con dei compromessi. Cioè, questo è quello che serve per giocare a Baldur's Gate. E no, per me non si scappa da là. Cioè, possono aver fatto i menu radiali, le cose, però sono un po' dei contentini, mettiamola così. E non c'è niente che mi è piaciuto più di Returnal. Cioè, Returnal, ragazzi, è proprio magico, è proprio speciale. Chiedo. Bello. Si sta addormentando, c'ha degli occhi così. Marco, concordo pienamente. Io a volte mi trovo a giocare sul deck Baldur's Gate 3, mi manca troppo avere l'ad con tutte quelle possibilità. Ma certo, ma certo, ma certo, ma certo, ma certo. È quella lì la questione. Poi si può fare, per carità. Meglio farlo che non farlo, Però va così. Pierona. Niente, un gatto che passa la sua esistenza a lavarsi. Guardate qua la panciotta. Grande Pierona. Se ci fosse la possibilità di cancellare qualcosa dalla memoria per giocare per la prima volta un gioco, quale sceglieresti? È bella questa. Boh, ripeto, l'ho già detto in altre occasioni, le sensazioni che mi ha dato all'epoca, è passato un Edgar di corsa facendo dei versi, che mi ha dato all'epoca Mario 64, non me le date proprio niente, niente, ma niente forse nella vita, giuro, neanche la fica. Che mi piace complessivamente più di Mario 64, però mi ha fatto esplodere meno la testa. Però complessivamente non c'è una fica che ti piace, no, come componente, diciamo. Io oggi sono nemico di pera, nemico giurato, dovrei venire qua a sedermi, però come faccio? No, dai, adesso si metti, ti metti. Persino Pera, dopo questa osservazione, ha fatto una faccia. No, Pera sta facendo tutte le facce. Guarda la faccia da cattiva quando apre la bocca. Questo nei timestamp di Chiara deve essere tipo il Pera Show. Sì. Aia. Perché ci dà, Sì, con i denti davanti, no, ma con quelli dietro sgranocchia. Brutto. Grande Pierona. Grazie a Statistico per i 5 abbonamenti. Credo che siano tutti per Pera. Questi è un onore, l'ha anche scritto, guarda, l'ho anche scritto. In onore di Pera. Grazie, Statistico.